Signori, amici, videospettatori, questo tipo di videogiochi che portiamo sul canale ha questa tradizione dello schermo nero, del countdown, della voce calda di sottofondo che vi fa da introduzione per l'avventura di turno che andremo ad affrontare. E oggi più che mai è una introduzione sincera che dimostra spesso e volentieri quanto le cose belle accadano per caso e raramente siano premeditate. What Remains of Edith Finch, un gioco attorno al quale ho gravitato per un bel po' di tempo. La copertina mi ispirava il parere di alcuni amici e persone con gusti affini ai miei e mi avevano portato a inserirlo nel famoso backlog. Però non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto fino a oggi. E quindi, come al solito, mi sono detto, guidato dal parere dei moderatori, molto contenti in realtà di questa decisione di portare il titolo sul canale, facciamolo. Programmiamo una live per lunedì di What Remains of Edith Finch. Decisione peraltro presa oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, quindi veramente distinto di pancia. C'erano tanti candidati, ma ho detto, va bene. Andiamo, What Remains of Edith Finch può essere effettivamente la risposta. Ho controllato quindi la sinossi per potervela raccontare attraverso i tradizionali, altrettanto tradizionali post di Instagram, e ho scoperto che è un gioco che parla di morte, di una famiglia che si avvicenda nel suo albero genealogico a vivere dentro una casa che sembra essere maledetta e che sembra portare tutti, appunto, ai Finch a morire in maniera insolita, quasi come se si trattasse di una sorta di attività paranormale ongoing, una maledizione, appunto. Ho detto sì, è abbastanza intrigante per, come dire, le mire investigative dei nostri utenti, e quindi ho pensato davvero che bastasse per eccitarmi l'idea di scoprire insieme a voi se quella dei Finch è una maledizione o semplicemente una superstizione che unisce tante storie simili. Allora ho programmato la live, ho inserito il countdown e ho scaricato il trailer. Ho visto questo trailer, credo, 7 minuti fa, quindi poco prima di avviare questo countdown. E oggi è stata una giornata difficile, ho lavorato tanto e ero consumato, principalmente dalla scrittura dell'ultimo episodio del Torneo dei Sette Fiori, che vedrete tra un po'. E non ero particolarmente di buon umore. Ho visto questo trailer e non mi chiedete perché, ho avuto i brividi. Quindi ve lo lascio vedere come da tradizione. Io non conosco questo gioco, non so di quello di cui vorrà parlarci, ma so che ho visto questo video da circa un minuto e ho pensato che potremmo trovarci davanti a una gemma, davanti a una perla, al di là dei grandi voti che vedrete in sovrimpressione. Ve lo anticipo, What Remains of Edith Finch è acclamato dalla critica internazionale, 90 su 100 su Metascore, un sacco di 10, ma andiamo oltre il numero, andiamo oltre il voto. Date un'occhiata al trailer. E una volta che avremo cominciato a vederci negli occhi, mi direte se avete avuto la mia stessa sensazione. A tra poco. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. Appreciate how strange and brief all of this is. That any of us ever had a chance to be here at all. This is where your story begins. Maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea where all this was gonna lead.
non lo faremo ripartire. Buonasera a tutti, mi sposto. Buonasera a tutti, amici videospettatori. Buonasera e benvenuti nella Blind Run di What Remains of Edith Finch. Grazie mille a tutti coloro che si sono iscritti. Intanto vado a leggermi subito le varie sub. Ryzen scrive: sai, da domani mi sposerò io e la mia compagna, vi seguiamo da molto tempo. Volevamo che questa sub fosse presa più come una piccola bomboniera per te, per Chiara L1. Grazie della bomboniera, allora ragazzi. Grazie anche a Lando che si abbona per il 32esimo mese e a Diana 96 che si abbona per il sesto. Buonasera, Sergio e Chiara. Questo messaggio ha come scopo quello di ringraziarvi di tutto quello che fate per noi. Mi state aiutando ad uscire in un periodo brutto della mia vita chiamato depressione. Grazie tante. Vorrei abbracciarvi tanto un giorno. Un abbraccio, ti siamo vicini. Grazie a Xtenebra che si abbona per il settimo mese, bacioni, e grazie a Anjo M che si abbona per l'undicesimo mese. Ciao, Sede Chiara, passo solo per le sub perché domani mattina ho il test di ammissione per l'università, recupererò in differita e allora ti auguriamo il meglio. Grazie anche a Gigia 999, no, 9999 che si abbona per il decimo mese, a Cozziro che si abbona per il diciannovesimo. Buonasera, non so cosa dire, sto recuperando piano piano di S2 un'oretta alla volta, un'oretta alla volta finisci domani. Sono felice ti sia recuperato la trilogia con il maestro. Viva Chiara! Grazie mille. Grazie a Mr. MP che si abbona. Ma grazie a Night World's Worker che regala 20 sub. Gentilissimo. E grazie anche a Mr. MP che si abbona per il decimo mese. Grazie davvero, eh. Salio, ti ho consigliato un giochino su Insta. Se hai tempo, dai un'occhiata. Presto darò un'occhiata. Non preoccuparti. E grazie mille per la sub. Grazie a Eldegard Thundertale, che si abbona per il diciannovesimo mese. Buonasera, Chiara e Fra. Io e la mia ragazza siamo molto contenti di vedervi giocare a questo gioco. È stata una bellissima esperienza per noi e speriamo che lo sia altrettanto per voi. Fight. Ragazzi, mi continuate a ippare peggio di prima perché, vabbè, insomma, lo avete visto da solo. Ha preso 10 da IGN, ha preso 10 da un botto di gente, 5 anche da Telegraph. E voi direte, chi se ne frega? Ma in realtà il fatto che una testata internazionale dia un voto come il 5 su 5, cioè una testata generalista, perdonatemi, dia un voto 5 su 5 fa effetto perché alla fine. Proprio perché non, tra virgolette, non ci capisci niente, mi permetterete ovviamente l'iperbole, alla fine non dai il voto massimo perché non te la senti, no? Non sei esperto, ti mantieni su un 4 su 5 se ti è piaciuto. Invece proprio il 5 su 5 mi fa effetto, ma insomma i 10 sono fioccati, ha vinto un sacco di premi, best narrative, quindi già ovviamente l'accoglienza del mondo è particolarmente hyping per me. Sapere anche che è piaciuto tanto a voi lo rende ancora più hyped. Tra l'altro Annapurna Interactive, stessa casa, ecco, a livello di pubblicazione, di publishing di 12 Minutes, quindi un pochino diciamo che i progetti dovrebbero essere simili, tanto quanto simili magari sono i giochi Devolver, anche se non sono sviluppati tutti dallo stesso studio. In questo caso non ricordo come si chiama lo studio che ha sviluppato What Remains of Edith Finch, ma un uccello come logo. Non ricordo poi come si chiama, me lo direte voi. Every Eye ha dato 9 su 10. Every Eye ha dato 9 su 10 a questo gioco. Al tempo. Anche perché, insomma, non è di ora. Non è horror. So che però comunque è un po' di tutto. Giant Parrot, bravi. Giant, o Giant Parrot o Giant Sparrow. Forse Giant c'è sicuro, ragazzi, dentro. Giant Sparrow, forse, non Giant Parrot. Sì, Giant Sparrow, bravi. E grazie a Marco che si abbona per il 41esimo mese, dagli quei drammi psicologici, let's go. E poi andiamo a vedere chi c'è di qua. The Clown 89 si abbona per il nono mese. E il Davide ci mette i bizzini. Lin Yun, Catherine e Langford, Selena Gomez. Queste donne bellissime hanno una sola cosa in comune: non seguire questo superbo canale. Battute a parte. Quello che state per vivere è un gioco che è un'esperienza e sentimento. Team Chiara sempre Fidelis. Mamma mia, quanti sub siete, ragazzi! Livello 4 Live Trainer e già meno 11 sub alle 2004. Quindi non si scherza affatto. Grazie mille. Dicevo, grazie a The Clown, grazie a Billarolla che si è abbonato per il 22esimo mese, a Raksha Red Fox che si abbona per la prima volta, a Crazy 90 che si abbona per il 27esimo mese, Poggers vi voglio bene, grazie a tutta la compagnia che mi fate, i contenuti bellissimi che portate, grazie a Cive 1996 che si abbona per il 13esimo mese, ciao Sede Chiara, domani mattina una supplenza di latino e greco nel liceo classico dove sono stato studente. Ah, che emozione, tornare domani come insegnante sarà una grande emozione, auguratemi buona fortuna, ti auguro buona fortuna, è stato sempre il mio sogno di tornare a insegnare qualcosa nella mia vecchia scuola, ovviamente non essendo un insegnante non è mai stato coronato. Grazie mille, grazie alla sub, grazie a Ermicio Malvagio che si abbona per il 15esimo mese, grazie a Flair Zero che ci mette 300 bizzini, a Katsushika Ui che si abbona per il 39esimo mese, 39 numero tonico del Littrio, 39 da permettere,
per le chiamate da premettere, perdonami, per le chiamate internazionali per l'Italia, 39 mesi insieme, eppure sembra ieri, e sono sicuro che ne passeranno altrettanti. Mua, bacetti, grazie anche a Crazy Dog, che sia buona fine a dicembre. Poggers, Crazy Dog sfrutta il September. Vi ricordo che questo mese, solo questo mese, ci sono sconti assurdi anche sull'abbonamento per più mesi per i paganti. Quindi, per favore, sfruttate prima che sia troppo tardi questa occasione e fate come ha fatto, appunto, Crazy Dog. Era Crazy Dog? Credo fosse Crazy Dog. Mi sembra di sì. Ecco, grazie intanto a Mani Bucate, perché Mani Bucate ha fatto il pazzo. Grazie a Mani Bucate che regala 10 sub e quindi manda il feed a puttane delle notifiche. Grazie mille. Signori, io mi godo questo momento di ringraziamento perché poi ci sarà la solita intro alla settimana. Grazie a Alexander Curtis, con il quale ho scambiato oggi una bella chiacchierata con feedback su quanto sta accadendo nel torneo dei Sette Fiori per quanto riguarda l'esperienza roleplay vostra. Diciamo che, come dicevo Alexander, e poi torno alle introduzioni, tutto lo sviluppo dei vostri personaggi fuori dal torneo è stata una sorpresa, perché noi non pensavamo che avreste operato nel roleplay anche al di fuori dei tornei. E quindi, chiaramente, in questa ormai quasi arrivata alla fine esperienza del Sette Fiori, ci siamo trovati un po' impreparati a gestire i vostri personaggi che in realtà vivevano ogni giorno e non solo nei tornei che avevamo previsto per voi. E quindi diciamo che con Alexander, che è uno degli espertissimi, diciamo, di roleplay, perché lo fa anche nella vita reale e fa addirittura dei roleplay dal vivo, stiamo cominciando a pensare un po' a come magari in una prossima edizione farvi divertire anche durante l'attesa tra un episodio e l'altro. Una cosa che non possiamo gestire da soli, perché chiaramente noi siamo impegnati a fare mille altre cose, i video, le live, e lo stesso Sette Fiori, che richiede per un mese la produzione di una storia, di una gestione proprio di una catena di montaggio che non vi sto a spiegare, ma insomma non è semplice far uscire l'episodio. Ogni giorno io lavoro in realtà agli episodi del Sette Fiori finché non escono. E quindi stiamo cercando di capire un po' come fare per magari aggiungere un po' di pepe in più la prossima volta e avere un'infrastruttura che vi permetta ancora di più di sviluppare i vostri personaggi. Grazie Doc Pisco, che sei buono per il 28esimo mese, Sottofero, che sei buono per il quarto. Vi adoro al momento, non seguirò la live che recupererò domani, e per farvi perdonare, eccovi una sub. Grazie mille, grazie a Ventilatore 6, che sei buono per il sesto mese. Lui cambia numero accanto al ventilatore ogni mese. Grazie a Giusto. Simone 91, che regala una sub, gentilissimo Simone. Grazie a Tom GDDT, che sei buono per l'ottavo mese, ciao a tutti. Grazie a Mani Bucate, altro grande sostenitore del canale, che regala 10 sub oggi. Nozel, mamma quanti che vi scrivete oggi, che sia buona per 2 anni insieme. Rinnovo ciò che dissi al primo anno di sub, dicendovi che dopo 2 anni non c'è stato un solo giorno in cui mi sia pentito di essermi iscritto. Vi si vuole bene. Grazie mille, grazie anche a Frafch, che sia buona per il settimo mese. Buonasera, Sede Chiara, ci sarete a Lucca di quest'anno? Stiamo capendo in questi giorni, proprio in questi esatti giorni stiamo capendo se ci saranno delle attività a Lucca che ci coinvolgeranno o meno. Quindi vi chiediamo di avere pazienza, speriamo di sì, in realtà, semplicemente per rivedervi. Bellissimo questo titolo, comunque l'ho giocato 2 volte con la mia ragazza, una volta a testa. Divertitevi ed immergetevi completamente in questa fantastica storia. Un saluto e Team Chiara. Grazie a Mirai24, che si è buona per un anno insieme, e a TD07, che si è buona per il decimo. Crazy Dog, che regala una sub, e appunto a lui che estende la sua sottoscrizione, come appena fatto Transfer, che si è abbonato fino a ottobre. Ragazzi, davvero non ve lo dico perché voglio spillarvi money, ma perché tanto se siete iscritti ve li spillo lo stesso, ma tanto vale che almeno ci risparmiate qualcosa. Anche perché, ve lo dico, a noi arriva lo stesso. Quindi se vi iscrivete questo mese, in realtà è Twitch a rinunciare, diciamo, alla sua parte, avete capito? Cioè, se voi vi iscrivete questo mese con un prezzo minore, non è che a noi arrivano meno soldi, semplicemente ne arrivano meno, tra mille virgolette, la piattaforma che rinuncia a una parte pur di farvi iscrivere e di sostenerci. Quindi, insomma, è una bella iniziativa. Grazie a Watery Birdu, che si abbona per l'ottavo mese, sempre a scrivere cagate nella resub. A sto giro ci tengo a dirvi che in quest'ultimo anno mi avete salvato dalla noia, settimana dopo settimana vi voglio bene. Mua. Grazie, grazie anche a Teolabar, che si abbona per l'undicesimo mese, sera, Saio e Chiaretta. Prima live vista da non scolaro e sono contento che capiti con un giorno psicologico. Speriamo sia figo, un gioco psicologico, perdonatemi. Speriamo sia figo come gli altri, speriamo, ma insomma raramente ci hanno deluso. Grazie a Raichu, che si abbona per il 25esimo mese, bella Poggers. Grazie a Yato, che si abbona per il 38esimo mese. Castori Volanti, che si abbona per il quarto. Ciao Saio e Chiara, volevo consigliarvi Words End Club, me ne sono innamorato davvero tanto, una componente narrativa mastodontica, era presente al Direct di febbraio, un bacione. E invece pensa che Ruby Rust me ne ha parlato malissimo, quindi due insomma pareri discordanti.
A lei non è piaciuto per niente, lo stava addirittura per droppare in live. Vedremo, decideremo, perché in realtà, insomma, da coloro che hanno fatto 999 uno si aspetta roba buona, e invece pare che non sia così buona. Grazie a Kite Nostamas, che sia buona per un anno insieme, grazie mille per la compagnia in questi lunghi mesi, e grazie in particolare per la serie Dark Souls e Sette Fiori, tra le più grandi esperienze mai viste su Twitch. Vi si vuole bene, grazie mille. Grazie a Antonio Bellanti, il 30 sono a Lucca, speriamo anche noi. Grazie a Cambio, che sia buona per il quarto mese, siete carini. Grazie mille, anche tu lo sei. America sia buona per il 13° mese. Il Duncan per l'8°, mamma mia quanti. Cosimo sia buona per il 2° mese. Cesare Chiara mi riabbona per il 16° mese. Ha quindi 16 totali. Vi si vuole bene. La serie di DS3 col maestro mi ha fatto riapprodare qua su Twitch. Bella. Grazie a Cuoca che sia buona per un anno. Passo per la resub e recupererò live in differita. Mi avete messo un sacco di hype per questo gioco. Anche io ne ho, sono sincero, davvero tanto. E grazie a Tommaso che sia buona per il 2° mese, 14 in totale. Ciao, Sade Chiara. Non so se sapete, ma Earthbound è stato recentemente trademarkato in 3 paesi. Grazie a Uria che regala una sub. Pensi che questo possa significare che faranno qualcosa relativo a Mother? Magari Porking Smash o un remake di Earthbound, vi si vuole bene. Ma magari semplicemente una virtual console del cazzo, non vi entusiasmate troppo. Ma Fra mi ha detto che questa settimana esce un Earthbound-like. Molto interessante. Valuteremo se farci una run omorica, che si chiama Eastward. E sembra effettivamente roba buona, roba per Switch, però devo capire un attimo il numero di ore di run, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, non lo conosce veramente nessuno, io non lo conoscevo almeno, prima che lui me ne parlasse. Eastward, ve lo scrivo così magari poi ve lo cercate. Eastward, così. E a livello di musiche sembra veramente a cazzo durissimo, a livello grafico anche, bellissimo. A livello di storia ovviamente sono a seppia, però insomma sembra roba buona, ripeto. Grazie a Artifex che regala 5 sub, gentilissimo. Grazie a Nick Hunter che sia buona per il 10° mese. Grazie a Uri e a Astrus che regala, no, che sia buona per il 11° mese. Buonasera, siete Chiara, quest'anno quasi un anno, e vi ringrazio per tutto quello che fate sempre per noi Poggers. Grazie, 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 grazie. E ok, mi sa che era nell'ultimo Indie World, credo di sì. Ricordo che una ama ci ha giocato in live ed è successa una cosa strana per cui la live è crashata, si è buggata e secondo Twitch andava avanti ininterrottamente per quasi un mese. Forse un Words Dance Club. Ah, ok. Davide Ceretta si è abbonato per il 35° mese. Ciao Franci, bellissimo l'episodio del Sette Fiori di ieri, ma non so perché ad Alessandro Campaiola hai fatto ridoppiare Eren. Pensi che questa settimana ci sia un Nintendo Direct? Spero di sì, non credo in realtà. Grazie a Sara che regala una sub, grazie a Nannin90 che sia buona per il 7° mese. Bacetti, bacetti a voi. Allora, grazie a Sagipink che sia buona per l'8° mese, grazissime. Allora ragazzi, overview della settimana, mentre incredibilmente mancano 59 sub al sub goal perché siete impazziti a sto giro. Grazie a Resonante che regala una sub, grazie mille. E vi do l'overview della settimana e poi partiamo con What Remains di Edith Finch. Oggi, What Remains of Edith Finch. Domani, Dumb Battle Crowned Prodigiosa, quindi con scambio magico, giusto? Scambio Esatto. magico. E perché dobbiamo ancora registrarla, ragazzi, la registreremo stanotte, credo. Grazie al Duke One, che si abbona per l'8° mese. Eccoci, siamo quasi al parto di nostro figlio. E, ah, no, parlavi di questo gioco, di What Remains of Edith Finch. What? Insomma. Domani poi avrete di pomeriggio il Safe Zone con Chiara. E poi invece la sera ci saranno le Ame, ma non sul nostro canale, sul canale di Chichibe, con ospite Yuriko, giusto? Esatto. Praticamente Roberta e Yuriko sono amiche, quindi Grazie il ferio. Roberta ha organizzato questa live speciale con Yuriko ospite, quindi torniamo sul suo canale per onorare questa occasione particolare. Ecco, poi mercoledì, Nuzlocke, che torna di mercoledì, oggi settimana normale, ore 20:45. Giovedì, Poké Mitologia, che manca un po' sotto i nostri riflettori. E sì, Yuriko Tiger la cosplayer, grazie a Fino Walker che si abbona per il 29° mese. E poi la sera, giovedì sera, cioè no, giovedì sera, giovedì pomeriggio, ore 18, finalmente la maratona delle console. Purtroppo una brutta notizia, probabilmente Marco Mottura non ci sarà, quindi troveremo un Perché terzo. no? È impegnato, ha avuto un impegno imprevisto, quindi dobbiamo trovare un terzo Loci. commilitone. Vediamo se Loci oppure Todd, vediamo un Io attimo, voglio Loci perché smanettando con i controller, secondo me Loci può essere un capiamo. Loci buon. Cioè, effettivamente sarebbe molto interessante, è una. secondo me può dare quell'apporto tecnico al come sono anche costruite meccanicamente le console, che in,
così su due piedi mi viene in mente solo lui potrebbe dare, Potrebbe quindi. starci, grazie a Rockvir che si abbona per il nono mese, è sempre bello essere qui con voi, è sempre bello essere qui con voi. E quindi appunto, insomma, giovedì comunque grazie Lungo Mario della sub, il regalo, 28 sub per Lungo Mario che continua a regalare, bravo, grazie. E meno 2 sub alle 2450. Quindi, tornando a noi, venerdì poi, ore 17, Unite di rinforzo. Stiamo lavorando per delle cose su Unite, non posso dirvi esattamente che cosa, ma vi dico che non stiamo lavorando da soli. Unite, stiamo lavorando a Unite. Però non posso dirvi nient'altro. Quindi, ore 17 Unite su everyeye.it, la sera ore 21:30, ovviamente Dark Souls con il maestro. Grazie a Kira Sofi che si abbona per il quinto mese, grazie a Tomez che si abbona per il secondo. Un saluto a entrambi e una domanda al volo. Alla fine farete la Genocide di Undertale in live? Sì, ma ancora non abbiamo capito quando. Poi, domenica, ore 17, se non cambia niente, dico se non cambia niente perché forse Michele potrebbe avere problemi con l'orario per via di tecnici a casa sua, ma in teoria se non cambia nulla, alle 17 abbiamo Dark Souls 2 con il maestro e Dark Souls 3, no, basta Dark Souls 2, Dark Souls 3 con il maestro. E poi, ore 20. 21:30 andiamo live con lo spacchettamento di Evoluzioni Etere numero 2 e quindi speriamo di trovare il maledetto Umbreon che abbiamo altrimenti skippato. Blessed Thing si abbona per il sesto mese, una certa avrò i soldi per fare una tier 1 seria, per ora ti supporto così, avanti tutta. Guarda Blessed Thing, mi piace il tuo commento perché è ironico, ma mi fa capire che sta passando il messaggio, che è un messaggio per me importantissimo, cioè che il Prime non sia il livello massimo di supporto che potete dare a questo canale. Ti ringraziamo per il Prime e ringraziamo tutte le persone che sono iscritte con il Prime. Ci mancherebbe altro. Iscrivervi con il Prime è già di per sé un supporto enorme che ci date. Ma il supporto più grande che ci potete dare è una tier 1. Quindi devolvere i vostri soldi al canale e ai nostri progetti, sia qui su Twitch che su YouTube. Ovviamente ringraziamo tutti. Anche coloro che ci seguono, anche senza versare nulla. Grazie a Popo284 che si abbona per il decimo mese. Tra streamer e youtuber, come ti definisci? Tertium non datur. Allora, sì, tertium non datur perché in realtà non c'è ur. Però, ti Ma direi alla fine content creator content è creator. abbastanza il tertium. No, sì, però dice, no, magari Sì, tra una piattaforma e l'altra. senso. Credo che la domanda fosse: ti senti più uno streamer di un lavoratore di Twitch o di YouTube? Di Twitch, perché. Credo che streamer e youtuber sottintendano necessariamente che lavora con YouTube, che lavora con Twitch. Cioè, per me un Twitcher non è una persona che apre il canale oggi e fa una live. Un Twitcher è una persona che campa con Twitch e uno YouTuber è una persona che campa con YouTube. Per via di non avere un canale in lingua inglese e di non fare, insomma, contenuti da milioni di views, mi sento e credo ci sentiamo dei Twitcher più che degli YouTuber, e quindi chiaro una regista più che una YouTuber o più che una videomaker su YouTube, perché è il nostro principale income Twitch, quindi ti rispondo così. Spero che un giorno cambi e vi dirò una cosa, in realtà sta cambiando l'algoritmo di YouTube in un modo particolare, ok? Vi racconto questa cosa giusto prima di Edit Finch, tanto poi c'è tempo. Per iniziare il gioco, sta cambiando l'algoritmo di Twitch e vabbè, vaffanculo YouTube. E pare che stia cominciando effettivamente a spammare e a farlo per davvero i video sottotitolati in altre nazioni. Un discorso che affrontammo già qua in live. Certo. Sembra che adesso effettivamente sottotitolare i video potrebbe effettivamente portare un canale a guadagnare di più, per un motivo molto semplice, che il CPM dei video in lingua inglese è X volte più grande di quello in italiano. Quindi significa che se una visualizzazione vi viene fatta da una nazione anglofona, quella visualizzazione paga 3-4 volte di più della vostra visualizzazione. Questo non perché siete stronzi, ma perché fate parte di una nazione che parla una lingua molto più ristretta e quindi con degli investimenti molto più ristretti di conseguenza. E chissà, magari cominceremo. Il network ci ha offerto, il nostro Grow Up Network ci ha offerto in realtà di provare a tradurre per noi dei video per vedere come va. E quindi chissà che questa sottotitolatura in inglese possa portare effettivamente YouTube a ritornare a essere un lavoro, perché ora di fatto non lo è.
Vedremo, vedremo. No, 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 ci penseranno i ragazzi del network a sottotitolarlo. Voi non dovete fare niente per ogni singolo video. Però ecco, sarebbe carino, sarà un esperimento, vedremo come andrà. È ancora tutto quanto in firing, forse. Non sarebbe male far tornare YouTube a essere qualcosa che ha un income decente, perché attualmente non lo ha. E lo scrissi anche su Instagram, inevitabilmente un po' toglie il piacere di fare video, no? Sapere che lo si fa per la gloria. Poi voi ce lo restituite questo piacere attraverso le tante iscrizioni che arrivano e che sappiamo che arrivano anche per il lavoro che facciamo su YouTube. Però è inevitabile, la piattaforma ignora un po' il nostro Se modo di lavorare. usassimo una VPN per guardare i video, Non chiedono. credo, non credo che funzione, che Però non credo che apprezzo lo funzionerebbe, ma sforzo. apprezziamo. Apprezziamo, ma non credo che funzionerebbe. Poi ci sballerebbe, tra l'altro, anche tantissimo le statistiche. Quindi no, no, non lo fate. Semplicemente devono essere views organiche, che Certo. arrivano veramente da quelle nazioni. E poi, ovviamente, questo porterebbe anche il video a essere più famoso. Ma quello ci interessa relativamente perché, come vi abbiamo sempre detto, per uno YouTuber italiano fare video che vengono visti in Inghilterra lascia il tempo che trova. Se però effettivamente la piattaforma comincia davvero a voler spammare i video anche in altre lingue e in altre nazioni, allora è un altro discorso perché effettivamente viene, insomma, c'ha più senso inseguire il sottotitolare video. Esatto, come dicono appunto in chat, tra l'altro, se volete una VPN, a proposito di VPN, NordVPN, abbiamo ancora gli sconti, passa ogni tanto il banner, sarà nostro partner per 3 mesi NordVPN, quindi settembre, no, anzi 4 mi sa, settembre, ottobre, novembre e dicembre, dovrebbe essere anche tutto dicembre incluso se non mi ricordo male. Insomma, qua sotto avete il bannerino di NordVPN, cliccateci e avete vari sconti, soprattutto sugli abbonamenti da 2 anni, con diversi mesi in regalo. Ciao Dennis! Ciao De, Dennis Naccari, parlavamo l'altro giorno, se vi ricordate, di Pokémon Millennium, ed ecco Dennis, che è uno dei due amministratori di Pokémon Millennium, che salutiamo e al quale inviamo un bacione fortissimo, grazie di essere passato. Grazie a Bobo il Cheke che si abbona per il 21° mese, buonasera, pensavo di essere in ritardo ma mi sono dimenticato degli sproloqui di Saido, figurati. Tanto calore, abbracci e felice di essere qui, grazie a Super Pozzi, grazie a Sara che regala un'altra sub, Super Pozzi che si abbona per il 5° mese, che bello poter supportare un canale pieno di qualità solo grazie a Chiara, Team Saidonia. Come solo grazie a Chiara e poi Team Saidonia. Tra l'altro ragazzi, il prossimo episodio del Sette Fiori l'ho quasi finito di scrivere, e è praticamente alle sue battute conclusive. È un episodio tutto discorsivo. C'è pochissima azione e ci saranno un fottio di dialoghi. Credo sia l'episodio con più dialoghi di tutti gli episodi che abbiamo fatto. Grazie a Blade Falcon che si abbona per il 2° mese. Qua la sub ci scappa e come? Preparatevi ad un gioco clamoroso. Io ragazzi, non vedo l'ora. Grazie anche a Giascalico che si abbona per il 23° mese. Fulgur che si abbona per il 20, no, per il nono. Ciao Saido, ciao Chiara, come state? Non vedo l'ora se posso tornare a viaggiare insieme per provare l'esperienza di andare in Giappone con voi. Molto curioso del titolo che portate oggi. Come sempre, buon lavoro. Grazie mille. Grazie a MacGyver che si abbona per il 18° mese. A Gianmarco che si abbona per il sesto. Ciao ragazzi, godetevi questo gioco che personalmente a dir poco adorato. Oh, ma non ce n'è uno che ha detto che non gli è piaciuto. È assurda sta cosa, raga. Almeno uno ce n'è di solito che dice l'ho provato Preoccupante. e mi fa schifo. Continuate così, ragazzi, vi voglio bene. Vengo dalla live del maestro su Kingdom Hearts e domani si inizia Kingdom Hearts 3. Ha fatto un intro da paura per quest'ultimo. Poi farà paura pure il gioco. Grazie a Tumizio che si abbona per il 2° mese. Mi spiace per il maestro, ma credo che batterà veramente la bocca tanto su Kingdom Hearts 3 conoscendolo. Lo odierà come l'ho odiato io. Ciao belli, anche sto mese pago. Bravi, bravi. Grazie Tumizio. Grazie a Luco Twitch che si abbona per il 9° mese. Grazie a Samz che si abbona per la prima volta. Andy Wow che si abbona per il 7° mese. Ciao ragazzi, sono pochini ancora, ma questo è il mio 7° mese da sottoscrizione all'abbonamento. Ma figurati, per ora solo Prime, sperando di renderlo presto livello 1. Voglio farvi i miei complimenti per il vostro impegno. Grazie a voi, grazie del sostegno. E grazie al capitano che si abbona per il 6° mese. Come d'accordo, mi sono nuovamente abbonato a questo canale. Ora, signor Saidonia, liberi mia sorella. Cosa? Assolutamente no. Grazie a Sairama che si abbona per il 5° mese. E grazie a Piscatella la Cazzarella. Questo sarebbe un nome che potrei inventare io. Piscatella la Cazzarella che si abbona per il 3° mese. Bella, Gianni Paganni ti saluta e anche Cazzi Bigonni. E ci siamo in pari. Ho detto tutto, ho fatto la intro, 30 minuti. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Possiamo cominciare. Siamo anche in 1600, quindi direi che. Grazie a Tony Manno che si abbona per il 5° mese. È un grande piacere supportarvi anche se con poco. Spesso rallegrate le giornate. Spero vi piaccia il gioco. Sì, ha voglia, voglia, voglia. Ho scordato qualcosa?
Valeria che diceva che non abbiamo trovato la Valeria. sua. Ah, aspetta, ma c'è altra roba qua. Blade Falcon ha fatto una donazza, grazie. Preparatevi a un gioco clamoroso. Io non so che cazzo stiamo per giocare, voglio. Villain, ti sei abbonato per il nono mese, fine della tesi. Finalmente si comincia con la live. Grazie ragazzi, siete stupendi. Il Ferio Twitch si è abbonato per l'ottavo mese. Il Duke One per l'ottavo. Ha quasi il parto del nostro figlio. Resonante ha regalato una sub. Sagipink l'avevo letto però, quindi Sì, a qua ci siamo. Sagipink ci eravamo arrivati. Grazie anche a Xlid DQ che si è abbonato per il decimo mese. 100. Valeria l'abbiamo persa nei meandri secondo me ha risubato una delle prime, allora l'ho saltata. Grazie Gianni per la sub. Sai che non ti vediamo? Grazie intanto a Gianni. Grazie mille. Eccola. Eccola. Buonasera carini, complimentissimi per i quasi 100k qua su Twitch, vi meritate questo e molto altro. Tanti cuoricini per voi. Ma Ah, ma anche grazie lui anche a non Darky, abbiamo. 2 anni con Perché, voi. Le guarda, mi sa che è stato mangiato sub. dalle 20 sub regalate da Night's World Walker. 2 anni con voi anche l'hype per il fatto che tra un mese sarò dottore. Bella, Darky, PS, hai già in mente è il tema dell'antico sciatore del 2021? No, no, e mi mette ansia questa cosa, perché è tra un mese e mezzo. Grazie a Valeria che si abbona per il 21° mese, no, l'abbiamo appena letto. E Diego Bruno, Ilaria Alberti, War Drake, torniamo su. F. Gargoyle, ce la posso fare. Pensi di chiedermi di sposarti o no? Assolutamente. Vi ringrazio un sacco per quel che fate. Ho una malsana voglia di parlare di WoW con voi. Io no, perché torno a drogarmi poi. Gianni si abbona per il secondo mese. Di WoW ci mancherebbe. Adrallis per il 41esimo. Troppi mesi di cose belle su questo canale. Grazie a Si Phoenix che si abbona per l'ottavo. Chiedevi se fosse qualcuno a cui il gioco non è piaciuto. Beh, non sarò io quella persona. Godetevi il gioco che è bellissimo. Cazzo, stavo pensando, ma è arrivata. Raga, bando alle ciance e ciancio alle bande. Andiamo. Non so se cambiare le luci o no. Ho Per ora provato a vanno bene. metterle diverse per non metterle sempre rosse. Andiamo, ragazzi, gioco votato con 10 su 10 ovunque. E dicono una delle più belle esperienze della scorsa gen. Grazie Sara che si abbona fino a gennaio. Grazie, grazie Antonino Pio che regala 35 sub, sub goal Ma raggiunto. grazie Grazie, grazie. Grazie mille Antonino Pio, anche lui sempre a sostegno della community, grazie. Grazie. What remains of Edith Finch? Ciò che rimane di Edith Finch. mille. Giusto? Grazie Marco Carra e Cosmo96, grazie a entrambi. Cambiato lavoro riesce a seguirci più in fretta. Cioè, meglio, grazie Marco, grazie anche a Cosmo. Questo mese è una subprime, dal prossimo, grazie allo stipendio, sarà un abbonamento tier 1 perché ve lo meritate. Grazie. Allora, hai in mano un mazzo di calle che sono solitamente collegate ai cimiteri. Ai cimiteri, non lo sapevo. Questa è un'ottima informazione. E Edith Finch, cos'è? Il suo diario. Grazie, Curtis. Grazie, Curtis, che regala 20 sub, Ciao! aumentando quindi la sua possibilità della sua Curtis Technologies di prendere proseliti e soprattutto punteggio pieno. Grazie, grazie ragazzi. Ah, ok, in realtà posso muovere la visuale proprio. Vedete, qui un aggiornamento PS5 avrebbe giovato, perché lo giochiamo da PS5, però gli FPS un pochino soffrono. Grazie, sono dubbioso che sia buona per il decimo mese, non dubbioso della sub. Stiamo giocando Play 5. Versione Play 4, però. C'è anche un cazzetto del ramen e una cicca. Sembra essere su un traghetto. Si sembra essere su un traghetto, ci stiamo avvicinando, in realtà non ci stiamo muovendo. E Sì, penso che non si sì, è sposterà scriptato. finché non vai effettivamente a interagire. Sì, esatto. E credo che questo sia un suo diario. Journal c'è scritto, quindi è un diario con il suo nome, quindi Edith Finch probabilmente è lei. Edith è un nome femminile, ragazzi. Dico Sì. lei perché c'era questa tizia fasciata e aveva la voce femminile nel trailer, quindi credo Certo, sia ti una aspetti che lei. sia una protagonista femminile, sì. Ok, con R2 apro. Ah, ok. Ha detto un sacco di queste cose non avranno senso per te e quindi devo cominciare dall'inizio, ma controlla se ci sono i Sì, sottotitoli. Opzioni sono queste, però.
Musica, dialoghi, effetti sonori. Non sentite il gioco. Ah. Che stupido. Adesso lo sentite. Sono uno scemo. Sì, sì, sì. Comunque inizialmente ha detto semplicemente appunto Adesso lo non riuscirei a sentite. capire bene il senso, quindi cominciamo dal principio. Ok, però non ci sono i sottotitoli, quindi spero che poi arrivino. Perché adesso si vedeva solamente il suo diario. Però magari era voluto non farti seguire troppo bene. Grazie, Gorski. 2 anni insieme. Fighissimo, il gioco già mi ispira. Ci sono i sottotitoli, sono abbastanza sicuro. Nel senso che arriveranno da soli? Perché qui non ci sono. Reticolo, no. Comandi per la visuale, effetti sonori, luminosità, riconoscimenti, nuovo gioco. In dialoghi che ti dice? Credo il volume dei Ah, il dialoghi. Sì. volume. Comunque, The Finches. Quindi è effettivamente proprio l'albero genealogico dei Finch. C'è Edith, che è nata nel 1999. Milton, che è il papà. Milton, Lewis. No, aspetta, loro sono figli. Non capisco come è strutturato questo albero. Cioè, abbiamo Milton, Lewis ed Edith, mi sa che sono tre fratelli. Perché Credo. sono sulla stessa linea. Più che altro come età, cioè un 88, un 92, un 99 possono Sono essere un primo, secondo e gruppo. terzogenito. Possono essere effettivamente un gruppo E di poi c'è un fratelli. Sanjay che è una foglia. Cos'è, un fratello mai nato? E no, però ce ne sono diversi. Sanjay, Kay, Ingeborg e Sven. Chissà cosa sono le foglie che cadono. Cosa rappresentano? Potrebbero anche essere i consorti. I consorti, quindi che non fanno parte della famiglia, ma mariti barra mogli. Perché Perché di base, i cioè, non Finch, sono consanguinei, certo, hai ragione, capito? certo, ha senso. Però non lo so, sinceramente mi confonde molto come è fatto questo albero Poi ci genealogico, sarebbero quindi. Dawn, Gus e Gregory. Quindi in realtà Gus sarebbe l'unico che ha avuto figli e ha fatto Milton, Edith e Lewis, mentre Gregory e Dawn, per come sono posizionati, sono ai lati dei rami e quindi non avrebbero figliato. Kay, che è probabilmente la moglie di Gus a questo punto. Poi ci sono Sam, Walter e Calvin, Barbara, Molly, Eddie e Odin con Ingeborg. E sono tutti morti. No, Allora, secondo la sinossi che ho letto, sì. Ah, no, ci sono le date di morte. beh, che stupido, certo. Tutti E sono morti. tutti morti tranne Edith. Perché il punto è che cioè, la famiglia Finch è maledetta. Ora, vediamo. Mi perdonerete. Muoiono tutti dopo un tot di tempo? Non credo. Lewis è morto nel 2010, quindi in realtà è l'ultimo a essere No, morto. Don è l'ultima, credo. Ah, hai 2016. ragione. Hai ragione. Allora, aspetta, cominciamo dal principio. Odin è morto a 57 anni nel 37. Eddie è morto abbastanza anziano. Ha fatto quasi Eddie è 100 anni. morto. 93. 93 anni, Eddie. Poi Walter è morto dopo 50 anni all'incirca, 53. Sam è morto dopo 33 anni, quindi come Cristo. Calvin, minchia, 11 anni Calvin. Calvin è morto da piccolo. Calvin, 11 anni. Ma pure Barbara. Barbara, Pure 16 Barbara, anni. 16 anni, e Molly, 20. Quindi, No, minchia. 10? No, 10, hai ragione, perdona. Sì, 40, avevo 37-47. letto 57. No, giusto. Mamma mia, che ramo sfigato quello. Molly, 10 anni. Calvin, 11. C'era qualche malattia? In quegli anni, la spagnola quando c'è stata, più No, tardi. la spagnola è inizio 900. Cioè, questa è più tardi della spagnola, quello intendo. Però sì, effettivamente Barbara e Calvin sono morti a un anno di La distanza. Oddio, polio. Non lo so, ragazzi. forse la polio Mi invece professo sarebbe il ignorante, 60, ragazzi. Non sì. so se tra gli anni 30 e gli anni 60 c'è stato effettivamente La qualcosa. poliomielite mi la terrei come opzione. Dicevamo poi, minchia, Beh, bravo. Gregory un Un anno. anno? Gregory è morto a un anno, quindi sicuramente. Oddio, sì, sicuramente il cazzo. Stavo per dirvi sicuramente di malattia, ma che ne sappiamo che non c'è stato un Barbara. omicidio. Gus, 13. Tutte 13 anni. E giovanissime. Don. No, aspetta, Don di più. No, donna Don di più. 2, 32, 42, 48. Poi Comunque Milton. poche. Lewis è morto a 22 anni.
Milton, appena 11 di nuovo, come Calvin. Edith, per ora, è viva. Quindi Edith è letteralmente l'ultima Finch rimasta al mondo. E i Finch si sono quindi estinti, tra mille virgolette, perché Edith è una donna e non porterà il cognome Finch avanti. Quindi, What Remains of Edith Finch in realtà è What Remains dei Finch, perché, dei Finches, perché non c'è più nessuno. Sì, Ritorna? no, sì, assolutamente. Non è che stiamo cercando di indovinare in modo di cosa sono morti, No, no, no. semplicemente. Era una mia curiosità per sapere se, premesso che tutti quanti sono morti e probabilmente ognuno di loro ha una storia diversa, volevo semplicemente sapere se la prima sfilza di morti, che era veramente corposa, fosse dovuta a una malattia, magari storicamente realmente esistita oppure Poliomielite picco no. E 40-50, no, ci comunque sì, avete mettiamo. ragione, Gus non è il padre, il padre è Dawn, o la madre, perché Dawn è un Donna è un nome da nome da donna? donna. Ma Gus, che cosa ha fatto? Ha 11 anni. No, infatti. Gus è morto a 13 anni, Gregory a 1, Dawn è per forza la mamma. Che quindi stava con tal Sanjay. Forse. Immagino, non lo so. Scopriremo. Però, ragazzi, è un titolo comunque in parte investigativo, tra mille virgolette, nel senso che comunque è un titolo di storytelling. Quindi mi piace sviscerare con voi la storia. E se fosse morta anche lei, questo potrebbe essere il significato del titolo. Minchia, andiamo già di teorie sul No, finale. no, no. Non credo comunque che sia morta, sinceramente. Siamo nel tempo presente. Comunque, sicuramente, perché lei è nata nel 1999. Quindi, essendo che. Credo che il gioco sia del 2015, 2016, e lei sembra essere adolescente. Direi che era ambientato nell'anno d'uscita del titolo stesso. Potevi anche girare indietro, Ah credo, sì? alle spalle. Non nel Ah, ah, ah. gioco, nel gioco. Sì, posso. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ok, qualcuno aveva recintato la proprietà con una rete metallica, ma a quanto pare non era la prima a Scavalcarla. cavalcare. Ok. Perché qui praticamente i sottotitoli in realtà non sono sottotitoli, è lei che scrive il diario. Capito? Quella è la casa che si vede nel logo. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ok. Come mai? L'accesso a metà delle stanze le veniva precluso. Ha vissuto qui fino a 11 anni. Qualche anno, 8 anni fa, circa 6 anni fa, tra gli 8 e i 6 anni fa, si è trasferita. Orcas Island Gazette. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. E a chi sono indirizzate? A noi? Ai Finch? Quindi, in teoria ci sta perché non, più nessun Finch dovrebbe abitare qua. In realtà, qual è stato l'ultimo Finch che ha abitato qua? Dawn, probabilmente, la mamma. Nel 2016, che credo. Scusatemi, faccio questa cosa. No, perché. No, Videogioco. volevo mettere i riconoscimenti davvero, ma ho avuto, pa davvero, ma avuto paura di spoiler. Quando è uscito questo gioco, ragazzi? Tra il Twisted Sette Fiori, Mewtwo morto, il pirulo sulla capa di Medicham e Dark Souls 3, il Pippo e Super Maximo. Grazie mille, Last98. Dicevo, se è ambientato nel 2016, è possibile che lei stia tornando dopo la morte della mamma. I hadn't been back since my 17. brother Lewis's funeral. Non vi ho fatto ritorno dal funerale di mio fratello E Lewis, ce infatti l'ha appena stavo per detto. dirtelo, cioè, se lei ha vissuto qua fino a quando aveva 11 C'hai anni, nel ragione. 2010 è quando è morto Lewis. Quindi lei se n'è andata quando è morto Lewis. Ah, è figo perché. Ah! Hai visto che le lettere cadono? Sono le lettere della parola che abbiamo. Cioè della frase che abbiamo appena Ok. letto. C'era qualcosa addosso, no? Era un cartello. È un cartello, ma. Posso zoomare? No trespassing. This property is protected by video surveillance. Ok, cioè, video sorvegliata. Direi, vista la sfarzosità della casa, una famiglia molto ricca. Sembra veramente grande la casa. In her will, Figurati che. my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ok. Okay. Ah, finché non ti avvicini non scompare. Beh, differente. No, non è vero. Però dura Maybe tanto. she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Forse aveva pensato che lo sapessi, o che io sapessi, oppure credeva che la curiosità di svelare il mistero mi avrebbe fatta tornare. Mistero di cosa? Beh, di cosa apre quella chiave, immagino. Da Di Finches. Finches,
hai due strade. Due strade, credo che la casa sia di qua, perché l'ho vista in lontananza all'orizzonte, quindi andrei prima di qui se Sì. vi ispira. Stavo per dire, sono d'accordo, a me al contrario, la prima impressione che ha dato era di una casa molto povera, Ah, sì? ma sì, ora ovviamente la vediamo in rovina, però a questo gli aggiungi la first impression data, no, dei Weasley, cioè la costruzione fatta in quel modo ricorda molto il modo in cui hanno reso nei film la casa della famiglia Weasley di Harry Potter, Ok. che ha effettivamente le stanze aggiunte magicamente una sull'altra, quindi è una costruzione un po' Traballante. instabile, molto alta, e i Weasley sono notoriamente poveri, quindi la primissima impressione che ho avuto io è un'altra casa similtana Ok. Weasley, no? Però la cassetta delle lettere al contrario sembrava molto, cioè sembrava il modellino di una magione molto ben fatta. Sì, un abuso edilizio senza fine. Ah, qui in realtà sono nel bosco più Però profondo. c'era un'altra strada ancora. Sì, di qua, a sinistra. Peccato per gli FPS. Purtroppo ragazzi, su PS5 gira comunque così, perché finché non fanno gli aggiornamenti per adattare alle prestazioni di PS5 non cambia nulla PS5 e The truth PS4, non is, esce. even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. E infatti lei arriva un anno dopo. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Sì, effettivamente che sia ambientata nel 2017 è coerente perché se la madre è morta nel 16, lei sembra passato comunque un po' di Inizialmente non tempo. era interessata a farvi ritorno nonostante la morte della madre. Lei riceve la chiave e dice: sti cazzi, non ho curiosità di tornare. Come lei invece, no? Dice: ma mamma, magari voleva farmi tornare con questa curiosità. Ma poi qualcosa accade nella sua vita che le fa fare delle domande che a quanto pare solo la casa Può può risolvere. risolvere, esatto. Grazie a Sara che sei buona per la prima volta, a Neshao che sei buona per il secondo mese, grazie a Nick Cameron che sei buona per il 18esimo mese, un anno e mezzo di abbonamento festeggiato in ferie a Brunico, ma sempre in vostra compagnia dopo un lungo anno di lavoro. Grazie per la compagnia che sapete sempre dare. Grazie. E quindi in realtà però questa è la strada principale. Allora forse mi No, conviene andare perché sopra. qua? Boh, c'erano dei dialoghi. Secondo me sono triggerati e basta da tu che cammini. Ok. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as Magari if they were about to banalmente say c'è something due that I didn't strade. do. Come se fossi sul punto di dire qualcosa senza mai farlo. Ragazzi, vi dà fastidio se alzo un po' il volume? Sento una bella musica e vorrei sentire di più. Ho paura che altrimenti mi rovini un po' l'immersione. Ditemi se vi dà fastidio. Missing. È un Finch, Milton Finch. Apriamo subito. Cazzo, è scomparso Milton. Quindi Milton o è morto nel 2003 perché lo hanno trovato morto o è stato dichiarato morto perché è Dopo la scomparso. Nel scomparsa 2003 nel non è mai più 2003. tornato. Però, perdonami, questo significa che quel volantino ha resistito 14 anni. Quanto pare. Laminato. Laminato. Prugnetta! Grazie alla Coris della sub. Però sei effettivamente arrivato a casa. Sono arrivato, ma probabilmente c'erano Allora due facciamo un strade. giro. Torna Ecco, guarda, indietro. guarda. Eccola qua l'altra Torna strada. Sì, torno indietro per vedere se indietro. Ma trigger da altri dove dialoghi. Torno conosco? No, da dove al conosco? bosco? Sì. Si può correre, ragazzi. Questo è lo zoomello. No, non penso si possa. Ops, scusate. Non penso si possa correre. Potete aumentare la luminosità. Vedete male, ragazzi. È solo un problema di Toy Goose. Di solito i missing poster li fanno in modo che resistano alla pioggia, davvero? Ah sì? Non lo sapevo. Quindi è effettivamente laminato. Ma con R2 non mi sembra di correre. Io vedo tutto scurissimo. Ok, ragazzi, noi non vediamo tutto scuro, ma ci fidiamo di voi. Luminosità. 1, 2, 3. Perché Twitch probabilmente. Aspetta, no, così è troppo luminoso per noi, però. Più che altro non ha alzato la luminosità, gli ho messo tipo un filtro. Andiamo così. Così che mi dite? Meglio? Effettivamente è più scuro.
adesso. Un po' scuro anch'io, ma non so se è il punto del gioco. Beh, noi scuro scuro non lo vediamo. Il bosco è una parte abbastanza buia rispetto al resto del gioco. Va benissimo, ok, perfetto. Così va bene anche per noi. Vediamo, ma secondo me erano intercambiabili. Sarebbero apparsi di qua come di là. Però, worth it provarci. Uguale a prima, ma con un filtro bianco semiopaco. Allora lo vedete anche voi così, ok? No, cioè. Mamma mia! Bravi! No! Non ho letto. Nessuno è venuto in macchina e però non ho visto il resto. Però, bravi, bel gioco. Bel gioco, premiare il giocatore perché torna indietro a rifare la strada. Bravi. Che cosa c'era scritto, ragazzi? Porca puttana, una clip. Ma ho notato impronte simili a zoccoli. Cioè? Dice nessuno. Ce l'hai. Oddio, ha ragione Ticci, non è scritto nel diario. Perché il diario non si può. Non si può. Ecco cosa c'era scritto. Ah, però noi non abbiamo. Non abbiamo, perdonatemi, non abbiamo il browser apribile adesso. Quindi se ci potete dire cosa c'era scritto. Abbiamo finito di schermi banalmente. Non ha senso fare volantini di scomparsa e metterli all'interno della tenuta di proprietà. Chi dovrebbe leggerli? Beh, oddio, è un bosco. Non penso che il bosco fosse di proprietà. Forse era pertinenza. No, io penso fosse di proprietà perché c'era il cartello dei Finchis e c'era scritto no trespassing. E allora c'era... magari semplicemente li stavano portando fuori e gliene caduto uno. Allora, ho capito che sì, non è una villa. Ti dà comunque, cioè, ok, in rovina, ma anche se te la immagini, the house was exactly like I non in rovina. The way I've been dreaming about it. La casa era esattamente come la ricordavo, come appariva nei miei sogni. Washington. Nessuno è venuto in macchina da tanto tempo, ma hanno dato delle impronte di zoccoli, grazie mille. Non si può entrare nel camion Gina. C'è Mew? Ma c'è Mew? Non si può aprire. Dov'è che fa? Ribbit? Dov'è Ribbit? Eccolo. Dov'è? Lì c'era un altro volantino comunque. Qua sotto. Altro trucco del mio. No, volevo trovare la rana, vabbè, pazienza. No, non penso sia visibile, però. Non posso avanzare di qua, quindi. Ah, beh, stupido. Ribbit. Cioè, hanno troppo ragione gli inglesi. Non fa cra, fa ribbit. Ribbit. Cioè, non fa cra. Come fai a capirci cra? Ribbit. Dai, fa ribbit, ragazzi. Ribbit. C'è un altro volantino. L'ho visto. Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was six. It seemed like an odd joke to me, even then. Allora, praticamente c'è questo drago che effettivamente abbiamo qua davanti, che è una specie di costruzione terribile fatta, tra l'altro, in maniera veramente brutta, che è però rotta, credo, o se non è rotta è volutamente costruita così, come un drago che serpeggia nel lago, per l'appunto. E lei ha chiesto a... Eddie, la nonna, probabilmente. A Eddie... che cosa facesse lì il drago e dice ha ucciso mio marito. L'ha chiamata Eddie. Lei è veramente molto separata dalla sua famiglia. Non l'ha chiamata la nonna, non l'ha chiamata la zia, quel che cazzo è. Ok, l'ha chiamata per nome. Chiamare per nome un familiare solitamente lo fai quando è veramente lontano da te, certo. A livello proprio affettivo. Quindi non so, magari poi sto leggendo cose dove non ci sono, ma però. Ma secondo me no, c'era un lago di volantini comunque, oltre a volantini sparsi per tutto. Lì, hai ragione, sì. E te li trovi per terra anche qua. Eccoli qua. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Beh, mette a disagio anche me, posso essere sincero. Qualcosa sulla seggiola, dico, no? Qualcosa non ho sulla... visto la sedia. Quindi... Neanch'io. Ma c'era anche un'altra strada, però mi sto avvicinando ai dialoghi perché ho paura che si perdano poi. Certo. Allora, aspettate, eh. Dov'è la sedia?
tizio dal drago? Una sedia? Ribbit, eccola là. Ah, quella c'è. Ribbit. Ah, ma c'è una lattina. Un altro volantino, una lattina. Guardalo là, Milton Finch. C'è scritto qualcosa. Information about Milton, called police department. Niente. Vabbè, l'avranno rapito. O è affogato. Sì, sì, no, ma mi prendo il mio tempo, ragazzi, che ho paura che voi non leggiate. E noi avendo il volume un po' più basso, non sentiamo in inglese cosa dice. A volte, o almeno io non lo sento a volte. Io... Allora aspetta, facciamo una cosa però. Sento meno di te. Facciamo una cosa però. Ah, Buffe cazzo, già al massimo. È già al massimo. Però abbassa di un tonino. Di un senso loro. Il resto. Esatto. Grazie a Matteo della sub. Un bacione dalla mia bimba allo zio e alla zia Bella. Oh. La Rana dice chiaramente sir. Sir. Sribit. Sribit. Ribit. Sedia parterre. Comunque mette a disagio anche me. Ve l'ho mai raccontato della mia villa a Cava dei Tirreni? Penso almeno un paio di volte. Ah sì, gliel'ho raccontato. Allora niente. Che se no... C'è questo aneddoto sul fatto che effettivamente anche io ho avuto una casa nella quale stavo particolarmente a disagio. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Allora, okay. 2016. Ah, perché 17 anni, hai ragione, si è ambientato nel 2016. Non mai sentita. Allora forse l'ho raccontato a qualcuno, perché anch'io ricordo di averlo fatto in live. Comunque niente, intanto chiudo un attimo il discorso che ha fatto Edith. Lei dice mi metteva a disagio. Scusa, apri un attimo. Ma che pancia? Chi la pancia? Certo, cosa? Ho letto almeno due o tre persone dire ma ho visto un pancino incinta, ma chi? Forse lei per quando inquadro. No, non è incinta, è solo la prospettiva, raga. Madonna. Addirittura penso che sia la gonna, tipo. Non penso che sia incinta. Quindi spero di no. Non penso. Cioè, la prospettiva è effettivamente bislacca, ma non credo. Dicevo comunque, ragazzi, è vero che può essere anche il 17 e non ha ancora compiuto 18 anni. Comunque, concludendo le parole di Edith, lei dice mi metteva a disagio qualcosa di questo posto. Sì, sì, sì. E in realtà era proprio la casa che mi faceva sì, paura. Sì, adesso mi rendo conto che è paura. Dicevo, io ho abitato in una villa a Cava dei Tirreni che i miei genitori avevano comprato e poi venduto, che era praticamente quasi stregata. I miei mi raccontavano che ci vedevano delle presenze strane, e i miei sono tutto tranne che religiosi, quindi nel senso sentirli parlare in quanto estremamente razionali di spiriti, di cose, di rumori, di robe strane, ce ne voleva. Eppure me l'hanno raccontato, e in più ci fu anche un episodio addirittura nel quale io stavo dormendo e una sedia che era accanto a me è andata da una parte all'altra della stanza mentre loro erano di sotto. Loro mi hanno raccontato sta cosa, poi vatte la pesca se si stavano drogando di droghe pesanti o è vero, però io dormivo rimboccato nelle coperte e questa sedia è andata da una parte all'altra della stanza. Loro hanno sentito semplicemente il rumore e quando sono tornati a vedere come stavo, praticamente hanno detto che questa sedia aveva cambiato posizione nella stanza, nella casa. E io ho pochissimi ricordi di questa casa, ma sono tutti orribili. Ricordo solo che appunto, ma sono sicuro a questo punto perché ho questo déjà vu, l'ho raccontato in live, ma probabilmente era una live più piccola e quindi molti non hanno sentito. Ricordo solo che c'era questa babysitter che veniva a controllare insomma che cosa facessi, mi badava a me mentre i miei erano al lavoro, e di lei ricordo solo che si sentiva costantemente male in casa mia. Probabilmente era incinta, credo, a questo punto, avendo ora 28 anni, penso fosse incinta. Però si sentiva continuamente male, vomitava, cioè, quindi io ho i ricordi di questa casa, di questa villa, che comunque era anche abbastanza grande, nella quale stavo sempre da solo perché i miei non c'erano, e questa tizia che si chiamava Monica, me lo ricordo ancora, pensa che trauma, veniva lì a star male sostanzialmente, quindi per me è un trauma quella casa lì. Se la rivedessi probabilmente avrei la stessa reazione che sta avendo Edith adesso. C'era il garage, andiamo a vedere.
Non hai mai pensato di tornare in quella casa? Col cazzo. Però essendo che Cava è piccola, qualcuno ci abiterà lì. Uno scacciasogni? The house felt like it had always been here. Even the Carino. swing set was older than my mother. C'è anche una statua di un omino che guarda l'orizzonte. Che carino sto gioco che ti premia anche per le piccole cose. Qui c'è lo spioncino che altrimenti ti perderesti se non esplori tutto. Dov'è sto scacciato? Eccolo qua. Craniata. Qui c'è una porta. Sono una gattaiola. Sono entrato dalla Oh. gattaiola, amici. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Grazie, soldato Marco. Beh, credo sia un garage fino a se stesso, quindi esploriamolo. The power had been turned off the night we left. Ce ne andammo. Quindi alla morte del fratello se ne sono andati tutti, probabilmente. La notte in cui ce ne andammo. Quindi in realtà Dawn non è morta qui. Dawn, la mamma, è morta con lei, aveva semplicemente la chiave e l'ha ereditata. Affinché lei tornasse nella loro vecchia casa. Ed è il 2017 perché Lewis è morto nel 2010 e le bollette sono vecchie di 7 Bravissima. Quindi è il 2017, lei non ha ancora semplicemente anni. compiuto Compiuto 18 18 anni. anni. In più, aggiungo che quindi loro sono andati via perché Milton è sparito. Dopo 7 anni Lewis è morto, chissà, forse è sparito pure lui, e allora hanno abbandonato la casa. Non credo perché Luis era adulto quando è morto. Ah, ok, intendi che non è stato rapito? Che non è Io non mi scomparso? Vabbè, in ogni caso aspetto. la morte di Luis è l'evento che fa Sì, quello scaturire il sicuro. andiamocene, Sì, sta sì, casa è sì, 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 maledetta. sì, sì. La candeggia. Terriccio. Gary's Potting Mix. Si potta. Cosmic Cuisine, The Pleasures of Japanese Cooking, The Smoke in the Forest, The Book of Mushrooms, Funny Farmer, Junior Cookbook, Flour, Salt, Water, Yeast, Tasting Thailand, What? Source of India, un sacco di libri di cucina, Witch's Kitchen, The Holiday Feast, è veramente tanta roba di cucina, probabilmente qualcuno amava cucinare. Qui un frigo, direi. Friggitrice. Ah, una friggitrice. Credo. No, forse un frigo da Sembrava un qualche frigo che c'era una parte. birra dentro, però boh, magari vuoi anche una friggitrice dove No, c'è è finita troppo la birra. grosso per essere una friggitrice. Però io, la prima cosa che ho visto erano quelle sorte di contenitori interni che sembravano proprio quelli di una friggitrice, ma non è un Lewis e frigo. Eddie sono morti nello stesso anno. Corretto. Sì. La nonna e Lewis sono morti. E quindi, giusto, bravi, bella osservazione. E quindi sono andati via. Nonna e Lewis morti insieme. Vabbè, basta, sta casa fa E quindi schifo. probabilmente sono, cioè senza probabilmente, sono rimaste solamente Edith e E Dawn. Dawn. E addirittura potrebbero essere anche morti per quanto ne sappiamo nello stesso evento. Cioè, che ne sappiamo? Che non c'è stato, che ne so, un incendio. Una roba, un incidente. Che cos'è? Qualcosa in legno al quale stavano lavorando. Ok, ma che cos'è? Pezzo di un baule, forse, non lo so. Bicicletta. Direi che non c'è altro da vedere. Canna da pesca. Carne da pesca. Ne facevano tante di cose. Continuo a pensare che non fossero così poveri. Hanno un sacco di roba. Hanno veramente un sacco di roba. Quanti bei dettagli, sono d'accordo, ragazzi. È piena di roba. Piscina con pesce. Medusa! Pescipada. Bubble bubble. Bici, abbiamo detto. Vabbè, ci siamo. Dei Finch acquisiti non si sa nulla anagraficamente. Per ora no. For the first time in years. Gennaio 2010, quindi si è rimasto. Se ne sono andati a gennaio, probabilmente. Il calendario è rimasto qui fermo a gennaio 2010. Il che, tra l'altro. I felt like I was home. Strano. Il che, tra l'altro, potrebbe confermare
che nonna e nipote siano morti, cioè bisnonna e nipote siano morti nello stesso momento, perché se sono andati a gennaio, ma, cioè all'inizio dell'anno, o la nonna è morta dopo, ed era già con loro, è andata via anche la nonna con loro, o il figlio con loro, uno dei due, No, il o figlio è morto sicuramente prima che loro se ne andassero. L'ho detto alla cassetta e delle allora, o la bisnonna, nonna, quella che è morta co con loro dopo che se ne sono andati, ma lo trovo un po' improbabile, o è morta insieme al figlio a gennaio. But instead of a family, there were just memories of one. Ma se ne sono andati. De fretta, brava, sì, stavo per dire la stessa cosa. È tutto qui. Cioè, non è che hanno progettato di andarsene. Se ne sono andati e hanno lasciato tutto qui. Il Cioè, finché dici lasci, garage a vabbè, merda. ma anche la cucina, dici, quindi finché lasci i mobili, ok? Ma i piatti? Cioè, i mobili, scusami, i soprammobili o gli oggetti come i libri, ok? Ma le cose di uso proprio I piatti, i quotidiano, bicchieri. come i piatti Sono sporchi d'accordo. o i resti Anche del Lungo Mario lo sta takeaway. scrivendo, sono d'accordo. I resti del takeaway, brava. No, sono d'accordo, se ne sono andati a gambe levate proprio. E quindi sembra tutto quanto puntare verso una morte violenta contemporanea sia di Luis che E di allora loro Eddie, scappano. che li porta a Sì, scappare. era lo stesso ramen del battello. È Wow. perché guardate, c'è è un takeaway Imperial Palace, quindi lei l'ha ordinato sul battello probabilmente. Prima di andare sul Vabbè, non battello. necessariamente lei c'era un mozzicone di sigaretta, questo però non vuol dire che Vabbè, pure sì, lei vero, vero. Vabbè, fuma. comunque, qualcuno Semplicemente l'ha ordinato ordina. e l'ha lasciato su quel battello perché Sì, è un. vabbè, i libri sono uguali perché comunque Vabbè. non si sono messi a creare titoli Like how only dappertutto. one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Quando eravamo a Siena c'era la stessa cosa, potevamo ordinare da un solo cazzo di ristorante. Sempre La stesso. Piccarda. Sempre Sempre quello. della Piccarda, non si poteva fare nient'altro. Oh, ma veramente. C'è dello horror. Una quantità improbabile di tonno. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Quindi lui portava a casa il salmone e il conservificio, ma nessuno voleva mangiare. Beh, dopo Altri libri. In Love in Memory of Lewis Finch. E invece no. La nostra invece teoria del era. gennaio è semplicemente perché non cambiavano quel calendario, l'hanno messo lì e si sono scordati, perché Lewis Finch è morto il 21 novembre 2010. Beloved brother to Edith, quindi il fratello di Edith, figlio di Dawn, pronipote di Eddie, giusto si dice pronipote? Quando sei nipote, la Sì, bisnonna. sì, 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 sì. E quindi E quindi Eddie era ancora com'è che viva, si chiamava il probabilmente. padre? Non sono morti insieme. No, per forza, perché qua sta saltando tutti i parenti già morti. Capito? Sta saltando Milton, che è morto nel 2003, e sta saltando il padre, perché è figlio di Dawn e basta. Sì, che in teoria è Sanjay. Boh. Sì, in teoria è Che Sanjay, perché è già morto anche lui. evidentemente. Edith, Eddie, Dawn e Lewis. Ok, quindi abbiamo mamma, nonna. Lewis Edith, quindi bisnonna Dawn Edith Lewis. Eddie è la nonna di Dawn, perché è great grandson, quindi sì. Ora Lewis che swag, E che chi c'è in drip. mezzo? No, no, nella foto, perdonami, nell'albero. Chi è la figlia di Eddie? La O figlia il di Eddie, Walter, figlio? Sam, Calvin, Barbara o Molly. Ricordiamocelo così quando vengono fuori, ci ricordiamo, ma sì. Quindi, Kay, non abbiamo idea se sia un maschio o una femmina. Sì. Walter potrebbe essere Sì, è il 53. figlio. Sì, di Eddie, dici? Eh Sam, 33 in realtà sì. anche. E gli altri sono tutti morti giovanissimi, giusto? Gli altri tre niente. Ok, quindi Dawn è figlia o di Sam o di Walter. Bravi, bravi. Nice catch. Cosa? Molly è il nome della gatta. Hanno dato alla gatta il nome di questa Molly morta a 10 anni.
Molly è nell'albero Ah, è genealogico, vero. nata nel 37 e morta nel 47, e il nome della gatta, bravi, Che non ci avevo sarebbe pensato. la zia di Eh Donna sì. e un'altra delle figlie di Eddie. Esattamente. Ma tutti quanti i piccolini non hanno dato, tutte le foglie, perché non sono dei Finch, credo, semplicemente per quello. Orologio fermo. Andiamo di qua, ragazzi? O andiamo di là? Dove preferisci? Andrei, Io andrei di perché qua. di sopra si va al piano di sopra. Cioè, davanti si va al piano di sopra. Sfasciato The table was still a wreck from the night we left. dalla notte in cui ce ne andavo. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. È vero. Quindi loro stavano mangiando. È successo qualcosa. Guarda che ci sono tutti quanti i cartoni. E se ne sono andati. Leggiamo un po'. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Quindi si stavano organizzando per mandarla in un ospizio. Però Non erano d'accordo. evidentemente Eddie non era Se. d'accordo. Guarda, addirittura qua è caduta una sedia, qualcuno si è alzato molto incazzato. Chi era seduto su questo posto? Non. Scusate un secondo, non è che possiamo fare le teorie su quali erano i posti a tavola? No. Perché Dawn in realtà dovrebbe stare. Cioè, sarebbe il posto di Dawn in teoria. Però Dawn è seduto a capotavola qui. Vediamo se Eddie c'ha accanto qualcuno. No, quindi non è, diciamo. Allora no, per me c'è un'altra cosa che non torna. A capotavola Ok, cosa non ti torna? Quindi ci sono delle stoviglie che sono tipicamente da bambino piccolo questo qua, e tipo. Edith aveva 11 anni. Cioè, È vero. Sì, però in teoria. mi sembra molto strano che a 11 anni avesse comunque ancora il piatto di plastica fatto. Cioè, almeno io personalmente ricordo di aver utilizzato stoviglie diverse Vabbè, io non ci. fino ai boh, Anche 5-6 io, anni, non di però più. vattela pesca. Secondo me questo è il posto. Cioè, hai ragione. In realtà, la tua osservazione mi fa semplicemente pensare che qui ci fossimo stati noi. Questa è la mamma e questa è Eddie. Perché Lewis è morto. Purple Uva sia buona per il secondo mese. Già stato chiaro. Dopo tanto tempo rinnovo la sub il secondo mese. Sono tornato da pochissimo dalla safe zone dello scorso martedì e mi sono trovato benissimo. Continuate così, siete grandi. Mua. Ah, ma comunque, aspetta, cioè, mi sembra abbastanza ovvio quello che è successo. Tu sei al posto di Dawn. Sì, che si è incazzata con Eddie. Ah, non vuoi andare No, all'ospizio? secondo me si è sentita male. Si è sentita male. Perché dici questo? Non Dawn, Eddie. Perché dici questo? Ah, perché è Perché era morta. vecchia. Secondo me ha avuto un tracollo, si è sentita male. Dawn si è alzata di scatto Per per andare andarla a ad pre. Oh! aiutarla. Infatti ha Caduto versato, vedi, ha tutto. cascato il piatto, ha versato la bottiglia di Non vino. sono arrivati magari in tempo all'ospedale o quasi. Lei aveva un respiratore. Capito? È apparecchiata per tre, ragazzi. Sì, ma è giusto che sia Sì, è apparecchiata per apparecchiata tre. per Lewis tre è perché morto. Lewis è morto. Sì, mi piace la tua ricostruzione. Lei si alza, si spaccano i bicchieri. Mamma, anzi, nonna, porca puttana. Muore, vanno via. O magari provano a portarla in ospedale, non ci arrivano in tempo e non tornano mai più qui. Capito? Perché cioè, avrebbe senso anche con l'urgenza di portiamola in ospedale. No, cazzo, un altro membro della famiglia morto, l'ennesimo. Basta, quella casa è maledetta, non torniamo più. Grazie, peto mistico della sub. È una bombola d'ossigeno, quindi la nonna era malata di fegato. Non sono esperto, quindi non so se la bombola di ossigeno uguale per forza malata di fegato. Non comprendo la correlazione. Non ne so abbastanza. Neanch'io. Cioè, in teoria mi verrebbe da dire c'è la bombola d'ossigeno, polmoni, però. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Quindi erano in un'altra casa prima che quella là. E poi è affondata. Eh beh, sono comunque Eh sull'acqua. sì. L'hanno ricostruita. Questa sarà Eddie? No, questa forse è Dawn piccola. Giudicare dalle foto in bianco e nero.
po' di libri. The Hunter's Roast, Wild Feast, tutta roba di cucina, ragazzi. Raw Fowl. E poi un libro sui labirinti. Altre foto, questa è Dawn. Questa sembra proprio Dawn. Stava viaggiando a Parigi. Bravissima. Qui, boh, Franco. Bambini. Un Chad. Il bosco. Ragazzi, qui osservare è importantissimo se vogliamo ricostruire bene tutta la storia. Brutta giornata fuori. Televisore. Vediamo se il libro... È un tronco, che bel tavolino di merda. Stavo per dire che è molto bello. Scorpioni. Gli americani che liberano la Madonna. Uccellini. Quattro stellini. Oh, musicisti. Cos'è? Viola e violoncello? No, violoncello. Credo sia un violino e una viola. Un violino e una viola, sì, c'hai ragione. Barbara Finch. Barbara Finch. Barbara. 16 anni. Cosa faceva Barbara? Era su un set. Su un set? Sembrerebbe. My friend. Sì, by pictures leggo sotto. Quindi sì, credo fosse in un set cinematografico. Minchia, già a 16 anni. Quindi era una bambina che faceva l'attrice, diciamo. Questa è Dawn. No, non può essere perché ci sono dei figli maschi troppi. E allora è Eddie? Sam Walter Kay. Potrebbe essere Eddie con alcuni dei figli. My friend Bigfoot, bravi, 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 c'è scritto My friend Bigfoot, by pictures. Sì, 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 Barbara Finch era praticamente la... Sì, perché quella è una sedia da attrice, no? Mm-hmm. Oh, attenzione, Barbara, apriamo. Non è un carion. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Quindi il bisnonno Sven ha costruito la casa. E guarda, c'è Bigfoot lì. Quindi era molto importante per loro, giustamente, che lei avesse recitato in questo film, a tal punto da insomma, comunque inciderlo sul carion. Sven, giusto? Sven. Che quindi è il marito di... eccolo là. Conferma la nostra teoria delle foglie. E quindi Eddie stava con Sven, esatto. Dawn stava con Sven. Eddie stava con Sven e Odin stava con Ingeborg. Sì, sì, esatto. E Kay? Con che cazzo che stava? Che è un impianto. Sì, che adottata forse, boh. Grazie Evil Dwarf che sia buona per il 19° mese. Buonasera a tutti, a voi. Comunque sì. Adottato? Cioè, che boh. È strano perché è a metà. No, perché è piantato nell'albero. C'hai ragione. Cioè, è come se fosse un innesto. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Basamento. Okay. Ok. Dicevo, è come se fosse un innesto. Hai presente cosa? Sì, 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 certo, certo, assolutamente. A me un po' però scoccia che non siamo entrati dalla strada. Qua è rimasto a novembre. Dalla porta principale? Esco e rientro? No, però esci dal garage. Esco dal garage? Ma tanto mi sa che non si può entrare da qua, però ci provo. Abbiamo prima allora, per il volantino. Io ti dico in tutta onestà che se non fossimo in live e giocassi per i fatti miei, lo faresti. Uscirei dal garage e rientrerei. Usciamo dal garage. Usciamo dal garage un attimo. Grazie Josmo che sei buona per la prima volta. Morto preparto, ok? Potrebbe essere uno l'unico che non ha la data per il motivo che pensavo all'inizio. Potrebbe anche essere. Però perché rappresentarlo con la foglia come vengono rappresentati non consanguinei? Però è una foglia attaccata all'albero. Non è staccata, gli altri sono staccati. È diverso. Quindi non sarebbe tanto una foglia. Non si può uscire. No. Non sapremo mai, ma non credo. Sì. No, no, non c'è crouching. Quindi non è tanto una foglia quanto piuttosto, cioè una foglia innestata quanto più un ramo che non è mai divenuto ramo. Che non è mai diventare ramo ed è rimasto una foglia. Potrebbe. Tranquilli, la porta era chiusa, dicevano. Ah, ok. Andiamo a leggerci, ragazzi, il volantino perché qui si lorra abbastanza. Comunque merda. È fatta strabene sta cazzo di casa.
Cioè, è piena di dettagli. Vi rendete conto che stiamo parlando come se stessimo leggendo dei dialoghi e lei parla una volta ogni 5 minuti? Cioè, Sì. e stiamo ricostruendo tutto dalle immagini. Cos'è? Una È pluriball con dentro una lampada. lampada a olio. Grazie al salvo sistemista che si è appena per l'ottavo mese. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Quindi è stato dichiarato morto alla scomparsa, in realtà. A Quindi 7 anni dopo lei continuava a girare con i credere. volantini, per Ed ecco quello perché. Non so, non sono di sono 7 anni fa. vecchi di 20 anni, ma di ma 7. sette. Quindi anche quel dettaglio in realtà aveva senso, a suo modo. Ma che cazzo è Narnia? Ah, ecco cosa serviva. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ogni Finch che abbia mai vissuto era sepolto nella libreria, ma forse perché c'è una storia a lui Infatti, dedicata. penso per le Entriamo, è ricordi. pieno di barre. No, Madò, non è un penso. ossario. Esatto, di ricordi, di un libro preferito, un diario. Lei stessa ha un diario. Sto spam di libri rossi. Si sale? Beh, non puoi interagire in nessun modo con quella porta. Quella? Cioè. Appare il puntino. E poi controllo meglio la stanza, non mi sembra. Puoi Posso spegnere un attimo? spegnere. Mi arriva Come proprio no? addosso, mi sa. Ragazzi, non c'è altro da fare, credo, in casa. Abbiamo, cioè, in casa, a piano terra. Andiamo su. Questo è vento, ragazzi. Io non so se c'è una deriva horror di questo gioco a un certo punto. In realtà so che è anche un po' Mi fa spaventoso, vedere sopra, per però non favore. so quanto. Ok, volevo vederlo, sono curioso. È proprio strana quella porta, cioè, allora, Sì. È siliconata, tipo? Come se fosse proprio cioè, murata, cioè murata, no, è murata no, però come se fosse sigillata. stata sigillata esattamente con l'aggiunta di queste cose per non poterla aprire, boh, A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Ce ne siamo accorti. Quella lettera? Qual è? Ah, un botto di Sì, lettere sono le bollette. Sì, vedi, loro non erano pronti ad andare via. È la morte di Eddie che li ha fatti andare via. Stavano organizzando, stavano prendendo altre lampade. in realtà. No, credo stessero cominciando a pensare di Ma dice trasferirsi, perché i in libri sono un realtà. po' così. Questi No, quelli secondo me stavano così e basta. però. No, al contrario, io Questi sono vedi. pacchi, brava. Sono Si scatole. stavano preparando per effettivamente E andare. guarda il dettaglio che la mamma non ha mai smesso di pensare che Milton fosse vivo e gli hanno ancora lasciato la cassetta delle lettere dopo tutto questo tempo, nonostante fossero passati 7 anni da quando era scomparso, non avevano mai sostituito questo mobiletto, avevano ancora lasciato la sua cassetta in attesa che tornasse. Anche questo. Però Comunque sì, è appunto vero, sì, stavano facendo gli cioè. scatoloni. E quindi questo era uno scatolone, certo. E stavano mettendo via le lampade, Volevano capito? Quindi andare via. avevano intenzione di andarsene. Probabilmente perché Dawn Yes. voleva mandare Eddie in casa di riposo e trasferirsi direttamente da sola con Grazie Bloody Edith. Rose. Super senso. Grazie anche a Sono Bob che si abbona per 10 mesi. Siamo a 10. Purtroppo ultima sabato questo mese, vista la mia imminente partenza per la Spagna, periodo nel quale dovendo comunque lavorare durante l'Erasmus non potrò seguirvi. Mi mancherete, ma recupero tutte le live, prometto. Grazie, Sono Bob. Un abbraccio. Buon viaggio. Buon viaggio. C'è un sacco di foto se vuoi guardare. Chissà perché l'hanno sigillata quella porta. È successo prima che se ne andassero, quindi. Bambino. Foca. Barbara Finch di nuovo. Altalena. Aquilone. Quindi. Giocavano anche con l'aquilone. Cano. Gattini. Gatino. No, sì, gatino e canino. Gattini, dove sono la Sì, e invece poltrona? canino che entra. Due gattini. I dettagli sono maniacali, sono d'accordo, ragazzi. Cioè, guardate che sono tante foto. Sì, per carità, ogni tanto Alcune si qualcuno si ripetono, sì, ma. ripetono, ma glielo perdoni, After Milton insomma. disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Dove
dopo la scomparsa di Milton. E infatti lei aveva detto che le era vietato l'ingresso nella metà delle stanze. Dopo la scomparsa di Milton ha sigillato tutte le camere da letto. Ma perché? Quella è una sega decorata. Sì. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Quindi era sua madre che costruiva quella roba per sigillare. E quindi voleva sigillare un'altra stanza, perché abbiamo trovato un'altra di quelle tavole dentro il garage. Ma non l'ha fatto in tempo. Eccola qua, infatti, un'altra sigillata. Giusto, stava creando queste robe per sigillare le porte. E poi invece Edie ha creato gli spioncini per, sì, vederci dentro. Ma Don voleva sigillare un'altra porta ancora. Sì, perché quella è in garage, che non è mai riuscita a sigillare. E questo significa anche che tra Edie e Don probabilmente, secondo me, non c'era un rapporto fantastico. Tant'è vero che poi la voleva mandare all'ospizio. Camera di Molly, ragazzi, questa, sì. Spieghiamo subito. E tra l'altro, aspetta, domanda. Perché ha sigillato allora la biblioteca? Non è una stanza da letto. Come è arrivata dalle stanze da letto a arrivare fino alla biblioteca? Anche questo, secondo me, è un dettaglio che dovremo esplorare. Molly. Una delle figlie di... Di. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with if she hadn't died in 1947. Ok. Stanza da bimba. Un criceto. Sì. C'è la sabbietta. E c'erano anche dei disegni di topi sulla porta, se non mi sbaglio. Una bandiera, un di cavallo, scuola. Le foglie accanto al letto, cioè ovviamente stilizzate. Castori, topini. No, topini più che castori. Topini, basta. Wut. Ma è un carnevale, tipo. Nuotatore. Questa forse è la porta che voleva chiudere. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Sì, probabilmente quella I che voleva sigillare. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Mi fai vedere Walter dov'è? Pro zio, quindi zio di Don. Ok. Mm-mm. Quindi morto Walter nello stesso periodo di Molly, più o meno. Walter escluso dal poter essere il padre di Don. Quindi Don o è figlia di Sam, che è l'unico che ha, perché lo zio, un'età. Si sì, perché altrimenti l'avrebbe chiamato nonno. Lo ha chiamato prozio. Questo vuol dire che era lo zio di sua madre. Sì, sì, Sam potrebbe essere. Altrimenti basta. È effettivamente Kay, che sì, va considerato o considerata come figlio, figlia adottivo di dei Finch. Sì, 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 però secondo me potrebbe essere Sam. Capito? Potrebbe essere Sam. Potrebbe essere Sam e l'ha cresciuta Edie Dawn, che magari spiega perché sono state insieme per tutta la vita poi, no? Cioè Sam a 30 anni fa Dawn, a 31, a 33 muore. Sven non può essere il padre di Dawn. Questo Sam, non Sven. No, leggevo, rispondevo in chat. Sven non può essere il padre perché Edie è la bisnonna di Edith. Quindi Edie e Sven erano i nonni di Dawn. Sì, e infatti siamo, questo l'abbiamo già detto, perché il bisnonno Sven l'ha detto prima. Ah, ok. Grazie a Franco in the game che si pone per il 16° mese. Spiegavo semplicemente che ci mancano i nonni di Edith, ovvero i genitori di Dawn. Stanza decorata terribilmente, devo dire. Veramente creepy. E c'era un'interazione qui. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ok. Vediamo se la chiave funziona qua, non penso proprio. 20.000 lire sotto il mare. Oddio, è veramente questo. Turns out my mom was really good at keeping secrets. Cioè la mamma gli ha fatto ereditare una chiave che apre 20.000 leghe sotto i mari. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. E non l'aveva sigillata questa. Anzi, fa ereditare alla figlia la chiave per vedere cosa c'era nascosto qua. E quindi Lewis aveva ragione. Ci sono effettivamente dei passaggi segreti. Non abbiamo visto questo.
From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton era un maraghellone. Ho scritto anche Milton. Ho solo paura. Ah, non posso tornare indietro. Però penso che potrò tornare in casa. Vabbè, sì, dovremmo andare a vedere, immagino, gli altri. Le altre stanze. Quindi immagino che si possa tornare indietro poi. Sarebbe veramente assurdo. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Grazie Scottex della sub. Sì, era diventata la stanza dei giochi di Milton segreta, praticamente. But I had no idea what was behind that door. La, ovviamente la stanza di Molly. Per come si stava spostando, certo. Si capiva che stava andando. Infatti, no, like I had no idea where all this was gonna lead. È la stanza di Molly, Molly's room through the peephole. Cosa? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Aveva la mini gabbia nella casa, il gerbillino. Bellissimo. No, c'era un ciondolo appeso all'interno dell'armadio. Sì. Ah, però non si può. Ma un fischietto in realtà. A forma di gufo, quindi probabilmente imita il ciondolo. Il verso del gufo. Allora, io sono entrato da qua. Da questo passaggio segreto. Che probabilmente è stato costruito da Idi. Perdonami, dammi un attimo l'albero genealogico, faccio fatica a nonna, a bisnonna, che metteva gli spioncini, ha permesso comunque, nonostante il sigillo 52, della porta. 52-37. 52, no. No, perché invece quello che pensavo io era, se Molly e Walter erano fratelli, poteva comunque aver senso che avessero le camere comunicanti in questo modo per gioco. No, ma no, non si sono mai conosciuti. No, ho capito. Grazie alla soffitta di camera mia. È nato dopo nel 52, dopo la morte di Molly. No, no. Non so. No, secondo me la cosa, la mamma ha sigillato la porta e boh, la nonna ha fatto un buco nel muro. O chi per lei. Il passaggio segreto sembra costruito con la casa, non credo che possano averle costruito dopo, anche questo è vero. Allora, oddio, sì, la stanza però di intermezzo, avete ragione, era proprio una stanza. E allora forse semplicemente quelle erano pensate per essere due stanze comunicanti, punto. I felt like I'd stepped behind a painting. Okay. Ma Mario 64. Comunque sì, l'ha costruita Sven la casa, sì, ragazzi. Sì, 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 che è il padre di sia Walter che Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before era my la mom figlia. Sealed the doors. Era la figlia morta a 10 anni di Edie questa. Molly Finch, qua c'è il diario, aspettiamo prima di leggerlo perché il diario è il mezzo attraverso il quale si racconta la storia, sì. Quindi un attimino, controlliamo di avere tutto. Questi sono castorini, Molly. Sono sempre topi. Le meduse, le avevamo viste nella piscina in garage. Orcas Island Calves, un disegno. Molly. Ah, guarda, Molly è di Sven. Barbara. È di Sven. È di Sven, sì, nonna e nonna, che in realtà era mamma e papà per loro. Esatto. Molly, camera comunicante, Barbara. Vedi che c'è. No, in realtà la camera comunicante è legata a un'altra stanza ancora, che non ha nome. Che non ha nome. E poi c'è Barbara. Apri un attimo. Barbara che. Barbara, che era la sorella. Barbara Finch è l'attrice. Sì, che era la sorella maggiore di Molly. Mm-hmm. E all'epoca erano le uniche. No, aspetta, no, la maggiore di Molly. Barbara è nata dopo. Perdonami, hai ragione. Molly era la sorella maggiore. Molly era la sorella maggiore ed erano le uniche due figlie. Sì, poi c'erano Calvin, Sam e Walter. Esatto. Che però sono tutti nati dopo la morte di Molly. Esattamente. Mentre Barbara probabilmente non la ricorda neanche la morte di Molly perché aveva 3 anni. Grazie, piazza della sub. E qui sotto coperto probabilmente ci sono Sam, Cazzi e Mazibus. O magari non ci sono perché sono nati dopo.
Non mi ricordo. Sì, Sam, Calvin. Non possono esserci, perché erano perché dopo. C'era la stanza di Molly. Hai ragione, non erano ancora nati. Lei è appassionata di Piscis. Raga, ci siamo. È il drago. Molly, il drago, Daddy. Perché il drago ha ucciso il papà, lo diceva sempre Idi. Il marito, no? Ok, quindi il drago lo avrebbe conosciuto, lo avrebbe costruito Sven come gioco. Esatto, e raccontava che lui pescava, no? E c'era questo drago che lo inseguiva. Calvin e Sam gemelli, sì? Sono nati insieme nel 50, ah, sì. Oddio, sì, 50, sì, sì. Quindi sì. Sì, sì, sono gemelli sicuramente a questo punto. Giusto, non ci ho fatto caso. Grazie Alice Wick che si abbona per l'ottavo mese. Ragazzi, direi che è il momento di leggere il diario. Se non c'è altro, faccio un giro di sicurezza. Questo? Anche i gufi le piacevano molto. Era lei quella nella fotografia. No, ma quello che aveva addosso probabilmente è di là. Dove c'è il suo ritratto. C'è, eccolo là. Peso. Sì, sì. Comunque era Molly quella nella fotografia. Minchia, comunque dettagli super on point in questo gioco. Penso che sia il grosso. Beh, è il senso del gioco. Del world building. Sì, sì, guardate che questo gioco, che appunto ripeto, viene descritto spesso e volentieri come uno degli apici della scorsa generazione, in realtà fa parte del grande novero dei walking simulator. Cioè, non si fa tanto altro che analizzare, camminare. È un film interattivo, tra mille virgolette, certo. Ma insomma, sappiamo bene quanto in realtà questi giochi siano di fatto giochi. Almeno per me lo sono tantissimo. Ha vinto dei GOTY, assolutamente. December 13th, 1947. Era malata. Dear diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Era malata. Era malata Molly. Molly sapeva che sarebbe morta. Presto non ci sarò più. Mamma mi ha mandato a letto senza cena. E volevo mangiare qualche cosa. Ho mangiato la roba del topo. Non penso, però. Beh, toccalo. Sì, sì, certo. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. È morta così. Una succa. My Halloween candy was all gone. No, povera Molly. Ma tu hai una figlia malata terminale, la mandi a letto senza cena. Ma che madre sei? Non lo so, stavo entrando nell'acquario, tipo. Aspettate un secondo. Io mi sa che vai avanti. Ah sì? A me sembrava andare avanti nell'acquario, figurati. Ah, ok, allora no, effettivamente è il bagno. Quindi... mi sembrava di stare centrando dentro, va guarda. Va bene, va bene, va bene. I ate a lot of things that night. Aveva, hai visto? Aveva delle macchie sulla mano. Non so che malattia potrebbe essere. No. I kept eating and eating. No, è il dentifricio. E sono bassa. Sei tipo morbillo, scarlattina. Then I heard chirping outside my window. Ok, dalla finestra mi sa che vai avanti, quindi potresti controllare il pesce. I thought about eating Christopher, but I held back. Meno male che non ha mangiato Christopher. Puoi aprire il cassetto del gerbillo? Oh sì, posso provarci. Non è interagibile. No. Però è interagibile questa porta. Penso sia chiusa dentro. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Grazie Danny Smash della sub. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat.
che senso? Sono un gatto. Aspetta, ma il gatto non si chiamava Molly? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Credo che se lo stia immaginando, però, tutto questo. Dov'è la rondine? Eccola là. Fug. Mom and Dad didn't even look at me. Ma guardate che avete ragione. Probabilmente lei si è mangiata troppa merda lì quella sera. Che cazzo ne so, è andata in... Tra che stava male e quant'altro si è immaginata con questo, cioè è andata in un'allucinazione, insomma, ha avuto un'allucinazione. Non penso che questa cosa sia vera, a meno che non sia veramente paranormale questo gioco, ma non sembrava esserlo fino a questo momento. E mo? No, mi sa che devo scendere. Sì, infatti. Ok. Posso esplorare... Devo esplorare da gatto. Vediamo se... Però non c'è niente qui. Quindi andrei avanti per ora. Aveva mangiato funghetti. Non credo. Eccola. Scusatemi, mi guardo anche un attimo intorno. Anche io pensavo di averla quasi presa. Che cazzo è una sedia? I could tell she was getting really tired. Questo è un tavolino dei giochi, direi. Penso tu sia su una casa sull'albero. È una casa sull'albero, esatto. E lei si stava stancando. Posso scendere dalle scale? Non credo. Però posso andare su questo ramo, no? No, non posso. Dice che si stava stancando. Era sul tavolo prima. Non ho visto che è volata. Là sopra, no? Ah, sì. Ora I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Quindi lei la stava inseguendo perché aveva così tanta fame che voleva mangiarla. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Stava veramente avendo un'allucinazione pesante lei. Sono io il gufo, ragazzi. Non lo ha scritto. Cioè, quindi è ancora viva. Il fatto è che tutto quello che stiamo vedendo, hai ragione, teoria, è una scritta. Noi lo stiamo leggendo dal suo diario, quindi che figo. Ragazzi, mi sono buttato io. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Molly, che si è fatta Molly? Vedi che posso scendere con gli artigli? Si era fatto questo... A mama rabbit. Dicevo, si era fatta questo trip bello, proprio crudo, eh. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark! Sono tutti gli animali che sono in camera sua.
come fa. Però sono tutti gli animali che sono in camera sua, sì, vero? Sì, sì, sì. È per quello che secondo me lei sta avendo un sogno. Cioè, o ha fatto un sogno, o si è semplicemente inventata sta storia. E poi comunque l'ha scritta nel diario, quindi non può essere come me. No! I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. E la foca c'era anche in casa. Se mi ricordo, c'è una foto con una foca. Credo che lei stesse mashuppando insieme cose che erano in casa. Sì, quindi un sogno, probabilmente. Beatrice è bravissima comunque, vero? È inquietantissima sta bambina. Grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. E ora cosa When sono? I opened my eyes, everything had changed. Un serpente? No, una piovra? Ma sto muovendo io il tentacolo. Adesso lo sto muovendo io, guarda. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Ti muovi tipo Snake. Ti dicevo un mostro. Oh, era scritto qualcosa. Adesso era un mostro. E non ho ben sentito, ma ha nominato le persone. Sì, mangiava le persone. Oddio, ti immagini se è lei che ammazza un altro membro della famiglia? E allora è veramente paranormale sto gioco? C'è qualcosa lì, ma è sempre la foca forse. La foca è scappata lì. Mi sto avvicinando lentamente, ma inesorabilmente. Grazie Akadek, perdonami se ti leggo solo ora, ma sono tipo strapreso da quello che devo fare. Cioè non so bene come muovermi qui. Se devo passare sotto la macchina. Non ho capito come muovermi. Ti muovi strisciando piano piano. Dove? Perché praticamente ti muovi con più tentacoli, vedi? Però mi sa che sto tornando indietro così. Credo. In teoria devo andare dall'altra parte. E devo trovare una persona, secondo me. Credo. Però non sta succedendo niente di qua. Ah, ma con R2 mi muovo più veloce forse qui. No. Come fai a... con R2 sprinto. Perché così almeno vai avanti. Capito, è con R2. I was big, but I moved real quiet. Sì, perché praticamente senza R2 fai tipo stealth move. Invece con R2 fai fum. Ammazzare ancora altre persone. Sì, sì. Sì, sì, ora ho capito come ci si muove, ragazzi. I wanted to stop, but also I didn't. With the drunken sailor early in the Billy with a rusty razor. Sta cantando.
il capitano della nave? Vado ragazzi. Comunque dà una soddisfazione muovere sto coso che voi non avete idea. Cioè, non si spiega che cosa significa muovere sta roba finché non la provi, è strano. Passenger, I was still hungry, and across the water I saw something new, something I had to have, so I swam towards it. Ancora un mostro. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Okay. Dal cesso. Hai detto che è qualcosa che deve possedere. Ha sentito l'odore di qualcosa che doveva possedere dall'acqua. I got closer and closer. Ma in camera sua? Cosa fa? Si ammazza adesso? Madonna, mi sta facendo venire i brividi sto gioco. Ma che cazzo di trip brutto è? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Dio, ma era una creepypasta praticamente. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Cioè lei ha sognato di avere talmente tanta fame da divenire questa specie di catena di animali che alla fine diventano un mostro che arriva in camera sua. Lei si sveglia e lei ha la visione del mostro che la vuole uccidere. E lei dice, trattengo il fiato perché l'ho visto che arrivava fin qui lui. In realtà lui era lei. Allora, credo fosse una visione. No, secondo me era un sogno. Esatto, credo cioè, fosse... Allora, io continuo a pensare che non ci sia del paranormale e che... Anche secondo me. Le cose paranormali siano semplicemente gameplay. Anche secondo me. Cioè, il fatto di avere noi la visione, sentire la voce di Molly, vivere tutto in prima persona, credo che sia semplicemente la licenza artistica di Edith che legge il diario e si immedesima in quello che legge. Non cedo ancora per il momento all'idea del paranormale. Non so se si tratta di bacche velenose, ragazzi, perché alla fine erano a portata di mano, quindi non penso che lasciassero bacche velenose in giro da una bambina, alla portata di mano da una bambina. Che lei ha mangiato delle bacche a un certo punto. Io credo che stesse morendo di malattia quella notte e che lei si è fatta questo viaggio perché è morta durante la notte per via di quello che aveva. Non c'era nessun problema di intossicazione alimentare. Per me non è mai successo neanche il cominciare a mangiare il dentifricio. Io non sono, e quant'altro. Esatto, non sono neanche sicura che effettivamente abbia mangiato quello che dice di aver mangiato, perché se effettivamente era una bambina con una malattia terminale, quale genitore manda a letto la propria figlia con una malattia terminale senza mangiare, cena? Capito? Secondo me era tutta un'allucinazione che vuole spiegarci che la bimba è morta nel sonno e quindi lei quella notte ha sentito che stava per morire, ha scritto questa storia e poi si è addormentata ed è morta, capito? Stava ormai avendo delle allucinazioni, stava male e ha scritto, ma non credo. Parliamo di anni in cui si usava il talco tossico, non mi stupirebbe le bacche lasciate in giro.
non lo so, ragazzi. Non riesco a vedere la morte di Molly come la morte di una bambina che mangia una bacca velenosa a portata di mano. Però, oh, può succedere, per carità, lo scopriremo probabilmente. Secondo me. Ma io sono molto. Se no, perché darci l'informazione di lei che è malata? Cioè, poteva anche non essere malata allora. Io sono molto molto scettica nel credere che lei abbia mangiato anche solo una delle cose che dice di aver mangiato quella notte. Poi non so se effettivamente scopriremo come sono andate. È che io ho visto i mostri, gli animali, come la malattia che cresce. Cioè la malattia che si fa strada nel suo corpo. Allora prima è un gattino che salta e prende la rondine, che in realtà è lei. Poi il gufo che diventa più forte perché vola, non deve più saltare, non è più vincolato alla spazialità dei rami, perché ormai deve volare, può volare direttamente e superare il problema dei salti, della gravità. Poi dal coso diventa addirittura uno squalo, quindi il predatore più grande di tutti. E poi il kraken, quindi qualcosa che non esiste, che ha 1000 tentacoli e che arriva ovunque. Come non è mai stato detto che esplicitamente che è malata? È stato detto che non ci sarò più. Lei comincia dicendo il diario dicendo che non ci sarà più. E che per questo è che era stata, cioè, è che era stata mandata a letto senza cena e che aveva fame. In più era piena di robe addosso. Cioè si è visto proprio dalle mani che era piena di buboni addosso. Quindi se la malattia non è una teoria, ha detto solo che presto se ne andrà, ma credo sia per il mostro che arriva. Ma il mostro non è ancora arrivato. Aveva delle macchie sulla pelle veramente importanti, ragazzi. Non ci sarò più perché il mostro voleva mangiarla. Pensa alla maledizione della famiglia. Secondo me lei si è uccisa mangiando l'impossibile e si è effettivamente suicidata. Non lo so. Effettivamente avete ragione. Lei avrebbe potuto scrivere io non ci sarò più, perché ha cominciato a scrivere dopo aver vissuto tutta quanta questa esperienza extracorporea, e quindi chiude dicendo non ci sarò più perché adesso il mostro mi mangia. Però non lo so, cioè, quindi è veramente morta perché si è mangiata delle bacche nella stanza e la mamma l'ha chiusa in camera mandandola a letto senza cena? In realtà non è da escludere. Però, cioè, quindi avrebbe mangiato quelle bacche, allora che cos'erano? Le abbiamo qui da qualche parte? Tutto quello che ha mangiato è tossico. Oddio, le caramelle vecchie non penso siano tossiche. Poi magari mi sbaglio, ma non credo. Grazie a chi... Caramelle non ne ha mangiate. Ah no, è vero, perché erano già finite. Ha mangiato il dentifricio a pacchi. Non so se si può morire per aver mangiato un tubetto di dentifricio. Non credo. E mentre per le bacche non ne ho idea. Il vischio è tossico, agrifoglio. Il cibo del gerbillo anche ha mangiato, vero? Però anche quello non credo sia tossico. Fa solo schifo, ma non penso credo sia tossico. Un po' tutte le persone che sono cresciute in case con dei gatti abbiano a un certo punto provato a mangiare i croccantini, quindi... È molto probabile che sia, come detto te, potrebbe aver pensato, sognato questa storia per come vede la sua malattia. Io ho interpretato che fosse malata anche perché aveva sulle mani delle robe molto strane. Aveva delle macchie, in tanti abbiamo pensato morbillo, e morire di morbillo non è impossibile, soprattutto se siamo nel 47. Certo, però dicono che l'agrifoglio è tossicissimo. Ho letto anche persone che dicevano macchie da diabete. E... non so di preciso come funzioni il diabete, ma immagino che una persona con una forma di diabete grave abbia delle grosse limitazioni a livello di dieta. E quindi... I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ah, tra l'altro il kraken è la medusa. Il kraken è la medusa. Kraken è la medusa. Poi ha visto il gufo che stava qua, lo squalo sta qua, sì, erano animali della camera sua, ok? Che lei ha sognato. Rimane da capire, ma in realtà è puramente una curiosità nostra, perché il punto è che la bimba è morta quella notte. Non sappiamo se quelle allucinazioni erano dovute alla malattia che la stava mangiando l'ultima sera, perché noi abbiamo ipotizzato questa cosa, la malattia, oppure se veramente, semplicemente mandata a letto senza cena, lei si è mangiata delle bacche di agrifoglio ed è morta. Però in quel caso, minchia stupida Eddie,
Boh, cioè io sono d'accordo, anche secondo me la parte in cui lei mangia le varie cose È un non anche fa secondo parte del anche sogno. secondo me. Anche perché fa parte di quello che lei scrive. Cioè, lei comincia a scrivere dicendo non ci sarò più. Quindi effettivamente ha poi tutta l'allucinazione che parte da lei che mangia le robe in camera. Grazie a Ciri che sei buona per il nono Ma mese. infatti, cioè, si è svegliata, era un sogno, lo ha trascritto nel Ma ragazzi, diario. aspettate. No, è per forza così. È per forza così. Perché se lei fosse sotto intossicazione alimentare veramente, non avrebbe la possibilità di scrivere dopo esserne stata vittima. Mi spiego? Cioè, lei ha mangiato tutta quella merda Le è venuta e poi ha l'allucinazione, poi l'ha scritto. No, trascritta e stava poi è semplicemente sentendo morta. di morire, ma non stava avendo un'allucinazione. Cioè, stava avendo un'allucinazione, perdonatemi, l'ha avuta perché stava per morire, ma non era sotto intossicazione alimentare, secondo me, in quel momento. Semplicemente sentiva che stava arrivando la fine. Perché se no, non ha senso scrivere prima. Comunque, scopriremo, scopriremo. Secondo me non era vero. Anche secondo me Per ora, secondo me, hanno senso tutte e due le letture. Ma secondo me non era vero. Grazie a il Frantic bagno non è Franks. No, che accessibile. sia buona per il settimo mese, ho provato subito. Buonasera Chiara, salutami a tutti quanti. Grazie mille che state portando uno dei miei giochi preferiti in assoluto, tanti cuori. Ha scritto il sogno e poi è morta nella notte, anche secondo Ma è me. quello che abbiamo detto noi fin Anche dall'inizio. secondo me, ma no, aspetta, all'inizio era un po' confusa la nostra ricostruzione, almeno la mia lo era. Però adesso ci sono. Per me è sempre stato abbastanza chiaro. Lei scrive lei sogna questa cosa, si sente morire, quindi sogna questa cosa perché è un sogno proprio quasi di, come dire, Premonitorio. esatto, di premonizione, della morte. Lo scrive, poi si addormenta e muore. Posso aprire la finestra? Puoi aprire Oh tu sì. la Non finestra, sì. posso neanche uscire in realtà. C'è dalla stanza. E Eh beh, difatti. no, perché è sigillato, Grazie, Disma. c'è la roba che pianta la madre sulla porta dall'altro Let's lato. open. Moderatori, qualcuno di voi l'ha giocato? Solo per sapere quando fermarci. Ci voglio fare diverse live su What Remains of Edith Finch. Ora, un'altra mezz'ora almeno ce la facciamo. Perché Beh, così almeno facciamo due ore limitati. tonde. La madre è una criminale a mandare a letto senza cena e bacche tossiche in bagno. Ma infatti è proprio per questo che secondo me non è mai successo neanche quello. Anche l'andare a letto senza cena fa parte del sogno. Madonna, ma perché mandare a letto senza cena a bambine di 10 anni? Come il gatto. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Beh, sigillava le Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it porte. Molly. Che poi, tra l'altro, se l'avesse mandata a letto senza cena, non avrebbe, secondo me, chiamato la gatta Idi come il Mamma mia. sogno fatto dalla figlia che si era appena intossicata perché lei stronza l'aveva mandata a letto senza cena. Infatti, aver deciso, a parte che ha appena detto che è stata donna a chiamarla Molly, però aver deciso di chiamarla Molly sembra proprio un voler ricordare La storia che quella si era. strana storia che si era scritta nel Capito? diario prima di morire di una cosa che non c'entra niente. Capito? La nonna è la madre di Molly. Come non è la madre di Molly, Idi? Sì che è la madre di Molly, Idi. Sì, è la madre di Molly. È la Che bisnonna, è la infatti. bisnonna, Certo. non la nonna. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. No, no, senz'altro ragazzi, potrebbe anche essere il senso di colpa di Idi, semplicemente non mi sembra la ricostruzione più plausibile. Cioè, premesso che tutte le interpretazioni in questo momento sono ancora aperte, la mia è quella di era tutto un sogno. Poi magari avremo una conferma, in un senso o nell'altro. Mole Man Beneath the Finch House? Uomo talpa? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Cos'è un uomo talpa?
È tipo un Bigfoot. Beh, sono legati un po' a queste creature mitologiche. Barbara addirittura ha recitato nel film del Bigfoot. Edit interview. Conspiracy Now. Edit interview. Siamo noi. Edit the lake trip. Sì, edit interview. Random junk. Weird America the Finches. My friend Bigfoot. Quindi sì, erano dei complottari praticamente loro. Possiamo guardarci la videocassetta, però prima guardiamo qua. Gidi Wongo. La donna di 72 anni non vuole evacuare per un Little Forest Fire. Sentiamo un po'. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks she was a celebrity. Ah, ok. Probabilmente evacuarono l'isola perché c'erano degli incendi, ma lei per un Little Forest Fire non si sarebbe mossa. Quindi questa è camera di... When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ah, quindi lui è morto così. E infatti Dragon kills Finch. Cioè, effettivamente morto così, poverino. Che triste. Cioè, stava costruendo il drago. Ah, guarda come doveva diventare. Stava costruendo il drago ed è caduto ed è morto, poverino. Quindi ecco perché lei dice che il drago l'ha ucciso. Ecco Sven, che Chad. Sotto il progetto della casa. Un sette nano. Sven, guardalo. Col cappellino da lavoratore, che simpatico. Buon novantesimo. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Aspetta, prima di prendere la porta. Un botto di roba. C'è un botto di roba davvero. C'è la videocassetta. Sì. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Quindi lui era morto e lei già stava facendo delle effigi di lui, ma dopo una settimana è morta anche lei. Quindi sono morti a una distanza di una settimana. Cioè noi riteniamo che... gloves every year, just in time to replace the old ones. Molto legata comunque anche a Landmade questa famiglia, anche Dawn che fa da sola le cose per sigillare le porte. Famiglia di artigiani. Goofy, Zurpi. Tre anni è campato sto gufo. Pappagallo, Purpli, il nonno di Bicio Cobarde, Lurpi, Rob, Burpi nata vuota, Bob. Era un serpente Bob? Sì, Bob era un serpente. Mummification. Ma infatti, cioè, ti dicevo, i libri hanno dei titoli diversi ora. Sì, Starship Gemini, Lift Off, The Dreams in the Witch House. Invisibles, qui sono romanzi. The Finches, A Falling Flock. È anche un libro, quindi The Finches. Macbeth, vabbè, questo è famoso. Cos'è una cucitrice? Sì, una macchina. Sì. Stava facendo un altro memorial per Lewis. Her room was like a museum. Odin era il primo Finch. Fratello. Credo fosse suo fratello. Oh no. For 500 years the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ah, meno male. Non puoi cambiare? Di solito qua puoi cambiare. È un libro, però aspetta, perché no. Ma il libro solitamente vai avanti, capito? Ah, perché tu sei tornato indietro. Sì. Quelle sono le cose dove puoi cambiare poi diapositive. Lo immaginavo, però ho paura. Tu che dici? Cosa c'è scritto lì? Built in 1937, Sven Finch. Questi libri si possono vedere un po'? Jorge Luis Borges, On Memory, The Illusion of Life, Bed Bug, Barbara Concepts, Mural Sketches, Barbara Finch. Ah, c'è la porta, la videocassetta intanto direi, perché tanto è un dialogo. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time.
Perché Edith Junior? C'era un'altra Edith? No. Perché avrebbe dovuto chiamarsi Edith Junior? Non mi torna. Credo che i fratelli senza figli siano rami con foglicine. Penso che Odin sia il padre di Eddie. Non ho capito. Ah, perché Eddie Edith, ok. Eddie è il riduttivo di Edith. Sì, certo, ci sono. Odin aveva 37 anni. Eddie è il diminutivo di Edith, giusto. È nata Eddie, quindi sì. Era effettivamente suo padre. Sì. Sì, ha senso, è vero. Quindi Odin era il padre, va bene. Sì. E Eddie e Edith hanno lo stesso nome in realtà. Qui fuori nulla. Abbiamo porta e quel cazzetto. Prendiamo prima porta o prendiamo prima cazzetto? Perché porta, se poi non possiamo più entrare in camera, questa sarà sicuramente la porta d'ingresso della camera, se no dove cazzo entri? No. Ma cosa sopra? Sopra, guarda sopra. Gli uccelli escono dal quadro, che figo. Io direi cazzetto, ragazzi, perché ho paura poi di non poter rientrare. Ah no, aspetta, non posso fare nient'altro. Quindi c'è solo quella? Per 500 anni i Finch sono stati noti in tutta la Norvegia per le loro fortune e le loro sventure. Se pigio R2 va via. E non puoi usarne altre. Provo. Marta. Puoi vedere altre diapositive. Non so come fare, voglio. Non riesco come. Sto premendo. Oh. Ecco qua. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Ok. Infatti Ingeborg era sua moglie, è vero? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ok, quindi si sposta con tutta la casa, da solo, perché è rimasto vedovo e senza il figlio. No, si imbarca con la sua famiglia, sua figlia Eddie. Sì, però è rimasto, ah sì, giusto, con Eddie, però senza moglie e il newborn son. Johan. Okay, sì, giusto. E nel 37 Eddie aveva 20 anni, perché è nata alle 17. Corretto, 20 anni, sì. But 40 foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. È morto nel 37 Odin? Sì. Ah, quindi è morto così. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home, Orcas Island. Infatti, okay. Questa casa costruita nel 37. Nel 37. Sven la costruisce dopo che hanno perso la loro vecchia casa nel naufragio. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, la statua del tipo che vedevamo guardare l'orizzonte. Ok. Si è fatto in mare dalla Norvegia a Washington. Che Chad. Sì, però purtroppo non c'è arrivato. Ma quanto devi essere Chad per togliere via i coglioni dalla Norvegia caricando casa tua su una barca? Ma infatti Odin era veramente Chad, però purtroppo è morto. Sì, ed ecco il dopo che la casa affondò. Sì, io mi immaginavo che fosse un banale, vabbè, la casa è caduta dentro una palude e hanno ceduto le fondamenta. Anche io. Era una cosa letterale. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Minchia, ragazzi, cioè, mi fanno male le palle. Guardate il sorriso Chad di Sven. Guardate quanto era Chad. Che mood killer sei. Dai, ma guardalo! Che ma guardalo lì. Sei. Cioè, io ero completamente presa dalla tragedia di questa famiglia. Va bene, sì, anch'io, ma guarda che cazzo di Chad le che è. Palle. Guardalo.
L'ho visto. È Chad. E ha anche una sega in mano. Niente, niente Chadness, ragazzi. È identico a Arash. No, è finito. La punizione. Ragazzi, non sto rovinando il mood. Basta dirmi che sto rovinando il mood. È Chad. Riguardiamolo bene. Ok, basta. È Raiden. Ah, ok. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Beh. Ah, questa storia è molto... Quindi noi disegneremo tutto l'albero genealogico, probabilmente. Eh sì. Che figata. Vabbè, sembrava abbastanza... Sven... Da aspettarselo con il disegno di Molly. C'era un libro che forse era interattabile, non lo so, l'ha disegnato diverso questo. Però vedi... Folktale della Norvegia, storie popolari norvegesi, perché erano norvegesi loro, erano di origini norvegesi, poi si sono trasferiti qua. Beh, non c'è anche la bandiera, sono ignorantissima su queste cose. Grazie però. Foxy Roger, che sia buona per il 17° mese, siamo soli 17 mesi su Twitch anche se vi seguo da molto. Dovrei svegliarmi presto per andare a visitare il 42 Roma Luis domani dopo essere riuscito a passare il primo test, ma è la prima live che riesco a scrivere dopo tanto tempo, questo gioco mi sta prendendo. Che bello che tu ti sia iscritta, che figata, sono contento. Quindi non è quella la bandiera. Magari sbaglio, però. Sì, hai ragione. È la bandiera norvegese. No, io tipo le bandiere, è la bandiera norvegese. Norvegia, Svezia, Finlandia, è la, non le distingo. È la bandiera norvegese. Però... No, no, Svezia è altri colori proprio. Giallo e blu. La croce, però sì. Anche quella è una croce. Infatti, infatti. Però ecco. Vabbè, comunque. Sul comodino puoi toccare lì? No. Quello? No. Deepest Sympathy. Un libro. No, è un biglietto, no? È un biglietto? Un biglietto di condoglianze, tipo. Ah, c'hai ragione, è vero. Hai ragione, brava, sì, 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 sì. Help and comfort? Sì, sì, sì. You in your sad? May warm memories? Sì, keep help and comfort, you in your sad? Low, forse. Low. Minchia, anche i biglietti. Quindi un biglietto di condoglianze. Questo qui mi pento di averlo giocato da Play. Questo andava giocato da PC, ultramoddato, con... Ah, sì, con la grafica. Con la grafica, perché queste robe qua magari le riuscivi a vedere un minimo, certo, più sì. HD. E... Possiamo dare un'ultima occhiata al... Ah, Your Loss? No. Your Loss, ok. Sì, sì, sì. Ah, You Said Loss, giusto. Ha giusto. Senso. Giusto, giusto, Said Loss qua ha senso. Dicevo... Vi sono entrato nel cranio quando... Eh? Vi ho irrapato, come ho fatto? Ma come è possibile? ASMR Saido. Ah, perché ero vicino così, scusate, scusate. Bianca e croce blu Finlandia, blu e croce rossa con dettagli bianchi Islanda. Ah, boh, raga, non mi ricordo, mi spiace. Dicevo, ci sono delle piccole zone della... che non abbiamo visto, tipo qua sopra. Giusto progetto per della... ma no, no, curiosità mia. No, 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 ma non cioè... è curiosità, cioè, è questo gioco è prezioso a tutti i dettagli, quindi facciamolo. Cioè, solo per... Sono d'accordo. Lei qua praticamente si è fatta un mausoleo di Sven perché ha appeso tutti quanti gli attrezzi. Vabbè, suoi. Mettiti in... Cioè, questo qui gli ha ricostruito casa. No, non sto dicendo che ha fatto male. Cioè, era veramente ultra Chad Sven. E cazzo, è morto costruendo. Ci ha passato una vita a ricostruire tutto quello che avevano perso ed è mostro costruendo. Morto costruendo, scusate. La tragedia colpisce la famiglia? Finch... lo stagno di famiglia colpisce, ok, è successa una tragedia nello stagno della famiglia Finch e la, le, è una, insomma, una, sì, festa, una festa diventa, diventa un lutto. Mamma mia, è morto costruendo un drago, tra l'altro. Idi ha iniziato a commemorare Lewis una settimana prima che lui morisse. No, non ho interpretato questo. L'ha interpretato l'ha cominciato a commemorare una settimana. Cioè, perdonatemi, ora point mi esprimo. Being, aspettate. Noi ce ne siamo andati una settimana dopo la morte, esatto, di Lewis, oh, quindi c'è stata solo una settimana fra morte di Lewis e noi che ce, esatto, ne andiamo, che nel nostro, nella nostra ricostruzione corrisponde anche alla morte di Idi. Sicuramente corrisponde a Idi che non è più in questa casa,
Il commento che fa Edith è: nonostante fosse passata ora, solo una settimana dalla morte di Lewis, già l'ha cominciata a commemorare. Edie aveva già cominciato, esatto, a creare il suo memoriale. Inoltre vorrei aggiungere un dettaglio su una riflessione che adesso diventa molto più profonda. Ecco perché lei non voleva andare all'ospizio. Lei è legata emotivamente a questa casa che è, certo, il suo, è la sua ripartenza, no? Il suo essere sopravvissuta alla tragedia che le ha fatto perdere non solo il padre, ma la casa del padre. E in più questa casa è in qualche modo l'eredità di un padre morto che voleva spostarsi, mm-hmm, e che voleva andare oltre una maledizione che gli aveva portato via moglie e figlio appena nato. Quindi per lei questa casa era veramente la sconfitta della maledizione, no? Sì, sì, era la vittoria sulla maledizione e non voleva abbandonarla. Sì, per quanto questa casa era, maledetta uguale all'altra. Sì, era letteralmente un cimitero. Che c'è scritto lì? Sulla sedia. Shrine Sketches, stavano costruendo anche un tempietto, forse? Può essere. E invece sopra? E infatti guarda, anche qui ora ancora più senso, Edie won't go, manco la voleva lasciare per un'evacuazione, certo, la casa. Su internet, cercando draghi nella mitologia norrena, ho trovato questo: i Lindworm vengono spesso descritti come mostruosi serpenti dotati di artigli e a volte anche ali, sono creature malvagie considerate di cattivo auspicio. Chissà che allora non sia una reference proprio a questo il drago, però guarda come era contento. Padre, marito, figli, nipoti sono tutti morti e li ricorda solo attraverso gli spazi da loro vissuti nella casa. Sì, assolutamente. E come dice lei, è diventato un cimitero in realtà. La casa che doveva essere la vittoria sulla maledizione, in realtà ha perpetrato la maledizione e l'ha ricordata in ogni singola stanza. Porta? Dicevo, non so se qualche moderatore ha già giocato il gioco, ma nel caso ci dica dove fermarci. Guarda in alto le altre foto, non le abbiamo viste. Ah, beh, queste? Mi fa un po' ridere questa cosa dell'ognomo con le seghe in mano. Vabbè. No, ma questo no, questo è l'unico che non ce l'ha. Ma se guardi gli altri gnomi hanno le seghe. Il martello. Quello sopra c'ha una sega. E poi ce ne sono accanto altri due che hanno la sega quella grossa che si usa in lui. Che poi è sempre lo stesso gnomo. Cioè gnomo, no? Oh mamma. Wow. Era tipo l'ultima stanza che mi aspettavo di trovare. Io pensavo anche adesso sul corridoio, figurati. Forse in 20 minuti vediamo la storia di un altro personaggio. Cioè in 20 minuti arriveremo a vederne un'altra o tra 20 minuti l'abbiamo finita? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. L'unico segno che la prima moglie di Sam Kay lasciò. It was a pretty big trace. Ok, albero. La prima moglie di Sam, Kay. Quindi Kay è la fogliettina. Kay è la foglia. E Sam è il figlio di Edie e Sven, che è morto a 33 anni. Probabilmente Sam e Kay sono poi papà e mamma di Dawn, Gus e Gregory. Quindi... Però Sam si è risposato o no? La prima moglie, quindi non sappiamo se se ne è sposata un'altra cioè, volta. Cioè, la prima moglie in teoria presuppone che ce ne sia una seconda, però se dovesse esserci non ha fatto figli con la seconda. Quelle sono... Pillole. Pillole, sì, sì. Medicinali. Rana, occhiali. La prima moglie, quindi il ramo continua con un'altra, non ha senso. Non ho capito, ragazzi. È la prima moglie, quindi il ramo continua con un'altra. Non ho capito cosa volete dire. Due familiari al live sarebbe buono per me. Lo godiamo lentamente il gioco così, no? Ma sicuramente questo va goduto molto lentamente, parlandone di tutte quante le storie e sviscerandole al 400%. Se no è inutile giocare questo gioco. Non ricordo di preciso le tempistiche. Appena esci in corridoio ci possiamo fermare, ok? La prima moglie ha capito che era tirava in casa. La seconda non compare. E infatti anche secondo me se non compare. Se la seconda non compare l'ha vuol fatti dire con che non ha fatto figli con la seconda. Esatto. Cosa. Questo è un albero genealogico che segna la discendenza di sangue della famiglia Finch. E anche la seconda secondo me non compare. L'ho visto che c'è un oggetto, ragazzi, l'ho visto. Era qua sopra. There's a secret in the bathroom by Sven and Edie Finch. È un libro fatto da loro.
Da Sven e Eddie, assolutamente, questo si legge. Guarda, hai visto? E quindi è Sven. C'era un quadro dell'onda che ha distrutto la casa. È Sven che fa tutti i passaggi segreti. Eh sì, quindi questo è un altro passaggio visto segreto che ha costruito. E li fa nei libri, tra l'altro. There's a secret in this bathroom. Madonna, Sven che c'ha, devi fare anche queste cose. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Che figata sta cosa. Dai, che figata sta cosa. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Nostro nonno. Nostro nonno, esattamente. Tra l'altro, a questo punto vi direi che Sven costruiva passaggi segreti per il meme. Sì. Cioè, Sven era un uomo che viveva per l'arte della costruzione. Mm-hmm. Non faceva queste cose perché vi fosse una reale utilità, ma perché si divertiva a farlo. Perché cazzo stava costruendo un drago? E questa è una camera oscura. Sì, e infatti ha dato a Sam una macchina fotografica. Calvin Finch. Uno dei gemelli. Sì. Uno dei fratelli di Sam, tra l'altro. L'altalena che c'è fuori, che abbiamo visto lo spioncino. Un cervo. Couple turns land into a native haven. Ah no, haven, però non heaven. Haven che cosa vuol dire, ragazzi? Non me lo ricordo mai. Comunque credo che la capola a questo punto sia Eddie e Sven. Cioè Edie e Sven. Murder probe clues exhausted. Ecco rifugio, sì. Probe che cosa significa? No, forno è scritto diverso, ragazzi. Non riesco a tradurre questa frase. Murder probe clues exhausted. Rifugio comunque, ok. Sì, mi ricordavo nido. Sì, comunque è una camera. Oh mio Dio. Questo è Sam, probabilmente. Sì. Questa è una foto della lapide e ci ha disegnato sopra, non capisco. Questa è la foto di un cervo. Questa è la foto di Boh, un astronauta giocattolo. Questa è la statua di Odin, guarda, si vede da lontano. Statua di un finto robot. Prove indiziarie, ok. Quindi concluse le indagini sull'omicidio. Di chi? Boh. Altre foto. Non c'era nient'altro prima di andare avanti? Mi sembra di no. Sopra. Intorno. Qua. Sempre il suo selfie incredibile allo specchio. Questi finti robot. Boh. Questa è l'insegna dei Finch che sta là fuori quando entri. Ma era su un albero. No, mi pare che fosse pure fatta così. Io me la ricordavo come un albero. Presumo sia Sven che la moglie del trisnonno Odin sono staccate. È infatti quello che dicevamo prima, ragazzi. Cosa? Che non ci sono alcune mogli. Calvin Finch non appare nell'albero genealogico, non sbaglio. No, appare, eccolo qua. 1950-1961. Sempre stessa cosa. Non abbiamo guardato un'altra parete. Eh beh sì, quella. Avete visto? C'era l'altalena con Milton. Però non c'è niente. Quale altra parete non abbiamo questa, guardato? Questa, quella che ti trovi a destra. No. Abbiamo guardato niente. Cioè non c'è niente. C'è nulla. Ok. Dicevo, Milton è passato anche di qua. Milton li conosceva tutti questi passaggi segreti. Guarda, ha disegnato l'altalena qui. Sam e Calvin sono i gemelli? Sì, Sam e Calvin sono i gemelli. Ah. Era il gemello che è morto. Cazzo. Fort Calvin, questa è la camera di Calvin.
e di Sam probabilmente. Eccolo qua. Militarissimo Sam, eh? The Secret Life of... Ah, era un fotografo di guerra. The Secret Lives of War Photographers. Era un marine? Era un marine, sì. Certificato di... Non puoi sumare più. Certificate of... Acceptance. Acceptance, era stato accettato nei marine? Sì. Si era arruolato? Sì. Oh, ecco che cos'era. Non, avevi ragione tu, non era l'insegna. Odin Finch National Park. Quindi hanno fatto un parco nazionale dedicato a Odin Finch. E quelli sono i gemelli, sono Sam e Calvin. Lui è diventato... Non so se per divenire fotografo di guerra devi effettivamente arruolarti nei marine, probabilmente sì. Boh, non penso che i marine facciano differenza. Cioè, penso che per essere un fotografo di guerra tu basta... basta tu sia un militare. Esatto, devi essere un militare, quello che te devo dire. Non per forza marine, volevo dire militare, perdonami. Grazie a Natra Pichevole che si prende per il 15° mese. Buonasera, sono davvero contento di vedervi giocare questo capolavoro. Secondo me è perfetto per il vostro modo di giocare. Attento a ogni dettaglio, non vedo l'ora di recuperarmi tutta la live. Buona giocata. Ma infatti ci siamo divertiti un sacco stasera, raga. Ci fermiamo? Ho letto diverse che dicevano di non interagire con niente. Perché qui parte la storia di Sam, infatti, Calvin o entrambi. Grazie lungo Mario. Si è triggerato, appena hai spinto la sedia. Guarda, join the fight. Enlist. Arruolati. Esatto, arruolati. Mi ricordi quando è nato? No, lo so, nel 50. Lui è nato nel 50. Quindi si è arruolato alla fine degli anni 60. Quindi, guerra in Vietnam? No. No? Quando è la guerra in Vietnam? Più tardi. Più tardi degli anni 70? No, 70 sì, ho capito 60, perdonami. No, ho detto lui si è arruolato alla fine degli anni 60. Allora sì, allora sì. Nel 50, 18 allora anni sì. Li aveva nel 60. Sì, allora assolutamente. Chissà se ci raccontano la storia della morte di Calvin, o della morte di Sam, o della morte di entrambi. Perché è proprio camera di entrambi. E comunque guerra in Vietnam dal 55 al 75. Ah, minchia. Non avrei detto che fosse cominciata nel 55, sinceramente. Cioè, se fosse stata una domanda su un quiz televisivo, avrei detto 65. Sì, anch'io l'avrei data più in là, però sì. O vi fermate o continuate altri 20 minuti per il prossimo salvataggio. No, vabbè, ci fermiamo qua e ci facciamo i gemelli, poi... Può essere solo di uno, hanno diversi anni di morte. Non ho capito. La camera è di tutti e due, come può essere solo di uno? Ah, e tra l'altro le foto le ha fatte ai giocattoli di Calvin, che era palesemente patito di spazio. No, penso intenda il flashback bar. Ah, certo, no, ma infatti è per quello che mi chiedevo, la morte di uno o di entrambi, inteso come questa stanza ci racconterà solo la morte di uno di loro o di entrambi, capito? Questo mi stavo chiedendo, non che la stessa storia raccontasse la morte di entrambi. Beh, non penso, cioè, voglio dire, lui comunque, immagino... Sarà morto in guerra? Che non abbia continuato a vivere in casa dopo? No, in questa specifica stanza. Lui sappiamo che viveva qua, perché si è portato la moglie che ha fatto il bagno. Ma immagino che con la moglie avesse un'altra stanza. Certo, giustamente. Cioè, io mi aspetto di trovare un'altra stanza di Sam, che è la stanza dove viveva da adulto. Che tra l'altro era la stanza di Edie e Sven. Un tempo, probabilmente, no? Perché no? Quella è rimasta di Edie e Sven. Ci siamo stati mo'. E ma non diceva il passaggio della moglie Kay ha lasciato il bagno, la moquette rosa in bagno. E quindi mentre Sam e Kay vivevano insieme in quella stanza, Eddie dove è andata? E poi ci è tornata dopo che Sam è morto. No, hai ragione, non lo so, no. mi torna un po' strano. Cioè sì, ha senso perché il bagno è collegato solo ed esclusivamente a quella stanza lì. Non lo so, questa mi sembra un po' una piccola incongruenza. Cioè... Infatti stavo guardando anch'io le altezze nella porta, che carini. Però cioè, le analizziamo bene la prossima volta. Sì, che carini che a un certo punto si fermano. Molto triste come cosa. Già. È perché Calvin non c'è più. Carini fino a un certo punto. Cioè, lui che continua a segnarsi le altezze nonostante il suo gemello sia morto. È tipo costantemente un pugno nello stomaco questo gioco. Però quello che volevo dire è che sto trovando un po' di incongruenza a livello di come Grazie, funzionava... Dylan.
la logistica di questa casa, cioè tutti avevano la propria stanza. Kay, che è la moglie di Sam, si trasferisce in questa casa perché il bagno rosa è la testimonianza che c'è stata del fatto che abbia vissuto in questa casa, ma Kay e Sam non avevano una propria stanza, oppure Kay e Sam hanno vissuto nella stanza che era la stanza, chiamiamola quando padronale. Quando è morto Sven, lo sappiamo? L'anno? Perché non c'è scritto qui. Perché se Sven fosse morto prima che Sam e Kay si accasassero, magari la matrimoniale è diventata la camera di Sam e Kay, perché Idi era già vedova e si è spostata altrove in una stanza più piccola. Ho capito, però c'era tutto il mausoleo suo, cioè mi sembra strano, quindi quello l'ha fatto dopo. Dopo cosa? Dopo che Sam è morto? No, perché? Lo ha messo nella camera dove vivevano loro, anche se ormai ci vivevano dentro Sam e Kay. Però quella era la stanza che un tempo era occupata e da... Cioè, no, scusami. E quindi Sam e Kay vivevano dentro una stanza che era un mausoleo fatto da Idi? Eh sì, cioè io l'ho interpretata così. Non è morto, vive dentro ognuno di noi nella sua forma più Chad, vabbè. Però è vero, probabilmente... In realtà ha ragione Malice, è stato semplicemente arredato da Kay il bagno, nel senso che la moglie aveva messo in tutta casa le moquette rosse e le moquette rosa, perdonatemi, e lì è rimasta. Non so se possiamo tornare indietro, ma non credo. Invece sì. Allora mi perdonerete prima, se prima di chiudere faccio sta cosa. Martino Arena, sia buona per un anno insieme, Poggers. Vabbè, c'è tornata dopo, ragazzi, lascia il tempo che trova perché Sam è morto. Eh no, niente, non si può tornare indietro. E invece sì. Allora, sta stanza è murata. Tra l'altro. Eh sì. Qui c'è scritto Sven e Idi. Quindi è stata sicuramente la stanza di Sven e Idi. Questa è murata, cioè è siliconata. Quindi... Questa, cioè di là c'è il corridoio, no? Sennò che... Come fa a essere murata se qua dentro Idi ci ha fatto il ritratto di Lewis una settimana prima che se ne andassero? E c'è la bombola di ossigeno. Beh, allora questa vuol dire... Questa cosa non mi torna per niente. Vuol dire che è stata una delle ultime stanze che lei ha siliconato. Perché non può essere, non ho capito. Che allora non se ne sono andati contestualmente al malessere o alla morte di Idi. Ti ricordi che noi abbiamo pensato la tavola lasciata in quel modo fa supporre che Idi si è sentita male, prendiamo, andiamo, ok, e poi non torniamo più. E non può averlo fatto in quella settimana, perdonami. Cioè, loro... muore Lewis, ok? Vediamo se ho capito qual è il problema. Muore Lewis. Di lunedì. Okay, va bene, di lunedì. Ma per avere delle coordinate da seguire, per rendere la cosa più semplice, di lunedì muore Lewis, di domenica nessuno più vive in questa casa. No, ragazzi, c'era una porta dal bagno, non vuol dire niente, perché il commento che abbiamo fatto all'inizio, pure quella è siliconata, eccola qua. Quindi questa stanza è letteralmente chiusa, non ci si può entrare se non dalla finestra, ok? Cosa diceva quell'interazione? Che a una settimana dalla morte di Lewis lei aveva già cominciato a commemorarlo, giusto? E purtroppo non puoi più. No. Ecco, questo è un peccato. Cioè, capisco che per farti immergere, giustamente, non ripeti le stesse cose, però è un peccato. Diceva che nonostante fosse passata solo una settimana dalla morte di Lewis a quando tutti ce ne siamo andati da questa casa, Idi aveva già cominciato a commemorarlo. Quindi, Lewis muore di lunedì e di domenica nessuno più vive qua. Giusto. Nell'arco di questa settimana... Idi comincia a fare questo dipinto. E allo stesso tempo, intanto, grazie a Romance della Sala, non può farlo se è chiusa dentro. No, e quindi che ne so, martedì fa questo e giovedì chiudono la stanza. Sì, è possibile. Cioè è possibile che succeda tutto in una settimana, perché no? Cioè che quindi secondo te Don chiude Idi fuori dalla sua stanza mentre Idi è viva? No, intanto ormai ha detto andiamo all'ospizio, la mandiamo all'ospizio e intanto la muriamo. Potrebbe essere anche lo stesso giorno. Dai Idi, tanto ormai ti mandiamo all'ospizio, muriamo la casa che domani ti portiamo all'ospizio, si sente male la sera. Capito? Ti torna come discorso? Sì, cioè, murare la stanza era proprio il segnale di abbiamo deciso di mandarla all'ospizio. Basta, esci fuori,
muriamola, cioè siliconiamo le porte perché domani andrai all'ospizio. Ma lei si è sentita male. Probabilmente si è sentita male, col senno di poi, perché sapeva che non aveva altra scelta se non abbandonare quella casa. Ormai così Don aveva deciso per lei e lei stava male, non voleva abbandonare questa stanza quando aveva capito che l'avrebbe abbandonata. C'è una bombola. Cioè, ce n'era pure una giù, l'ha lasciata lì e se l'è scordata. Intanto quel Don era impazzita con questa cosa che doveva siliconare le porte. E... Però, cioè, siamo d'accordo che comincia a essere... No, ragazzi, siamo sicuri che questa porta sia sigillata, si vede strano proprio. Guarda. La consecuzione degli eventi, cioè, prima mi sembrava un po' più chiara. Adesso vedere che la stanza di Idi sia completamente sigillata mi lascia un po' più perplessa. No, vabbè, aspettate. Cioè... il Ferio Twitch scrive, ma questa... Dawn sigillava le porte per nascondere la morte e quindi ecco perché se ne sarebbero andati dopo la morte di Idi. Ma no, questa l'ha sigillata palesemente per la morte di Sven. Cioè, questa stanza è il mausoleo della morte di Sven, non della morte di Idi. Aiuto, qui c'è un mausoleo di Sven morto. Però qua ci viveva attivamente Idi. E appena hanno deciso che Idi se ne sarebbe andata, hanno murato questa stanza in modo tale che anche questa stanza che ricordava continuamente la morte di Sven non venisse più visitata, perché Dawn odiava il fatto che la casa fosse diventata un cimitero. Personalmente sono più d'accordo con la sua interpretazione, cioè... Quello che adesso mi suggerisce i tidbit che abbiamo è non più pensare che il loro andarsene dalla casa sia stato contestuale al malore barra morte sul colpo di Idi, ma che effettivamente Idi sia morta e dopo la morte di Idi Dawn abbia murato la sua stanza, perché questa era la stanza di Idi. Ok, sì, c'era dentro il mausoleo di Sven, ma come c'era dentro anche il mausoleo di tutti quanti gli animali domestici e il mausoleo di Odin... E cioè, questa è la stanza di Idi, certo. In cui Idi faceva le cose, c'aveva la sua macchina da cucire, c'aveva la sua tela per dipingere, quindi comunque dal punto di vista di Dawn, secondo me questa rappresenta la stanza di Idi. Quindi secondo te questo significa... Ho visto la data, sembra 64, ragazzi, sembra che Sven sia morto nel 64. Comunque, quindi praticamente, secondo voi, Idi è morta, sono tornati qui, hanno murato la stanza definitivamente... Poi dopo è successo qualcosa e se ne sono scappati di punto in bianco. No, io credo che non se ne siano andati. Cioè, nel senso che Idi muore, murano la stanza e poi se ne vanno. Cioè, non tornano qui e poi succede qualcosa. Ah, ok. Cioè questa è un'aggiunta che per me non ha... Ho capito. Tipo Don't Forget 3 October. Cioè, tornano qui solo per murare la stanza e poi l'abbandonano la casa? Sono confuso. Allora, scusatemi, cerco di capire perché forse sono lento oggi. Allora, Idi... No, non c'è bisogno di dire che sono lento. Idi sta male e muore, giusto? Non lo sappiamo, è una nostra supposizione data dal vedere la stanza da pranzo, la sala da pranzo con la bottiglia rovesciata e la sedia caduta a terra. Ma non stiamo partendo dalla supposizione che questa stanza è murata perché Idi è morta? Senti, non lo so. No, non ho capito. Voglio cercare di capire la tua interpretazione. Non stiamo dicendo adesso che allora loro non se ne sono andati contestualmente al malore di Idi perché questa stanza è stata definitivamente chiusa quando Idi è morta? Sì. Ok, quindi la consecuzione è: sono in casa, a un certo punto Idi si sente male, giusto? O comunque muore per qualche motivo. Mm. Ok, loro non abbandonano la casa in quel momento. Devo necessariamente pensarlo perché mi sembra comunque più logico che pensare che questa stanza sia stata murata con Idi ancora viva. Perché mi sembra illogico. Ok, quindi poi un altro evento fa lasciare a loro la casa di punto in bianco, perché la casa è stata lasciata in ordine, tra mille virgolette, nel senso con un botto di roba dentro. Quindi quella cosa del fatto che la carrozzina di Idi è ancora a tavola... Hanno lasciato la carrozzina di Idi ancora a tavola dopo la sua morte. Cioè, capito perché non mi torna a me questa cosa? Perché non mi torna la carrozzina di Idi ancora lì. La carrozzina di Idi no, ancora non lì. Lo capisco ed è il motivo per cui ti dico, a monte, se prima pensavo che fosse più facile ricostruire
cosa può essere successo 7 anni fa, in questo momento mi sembra molto più labile e molto più fumoso. Cioè è il fulcro del discorso, il fatto che prima mi sembrava più facile ricostruirlo, adesso mi sembra più difficile, perché comunque io trovo illogico pensare che Dawn sigilli la stanza in cui una persona sta attivamente vivendo. Cioè, certo. Capisco il tuo punto di vista e ha perfettamente senso, cioè per quale motivo sigillare la stanza ma non tirare sulla bottiglia di vino caduta dal tavolo? Bravi. Ha senso. L'ultima medicina tra l'altro è un martedì. Non so se... Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ce n'è uno uguale in bagno. Ah, ok. E vabbè. Non so se è, se è effettivamente attendibile o se è solo... Quindi è uguale. Cioè, ah, è vero. Uguale, cazzo, è lo stesso uguale, modello. Uguale. Sì, 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 sì. Quindi non so se è semplicemente per farti vedere che si solleva o no. Vabbè, comunque... Il punto è, se prima potevamo pensare di avere un'idea un po' più chiara... Adesso, secondo me, dobbiamo necessariamente partire dal presupposto che è successo qualcosa di particolarmente strano, perché io trovo illogico pensare di sigillare la stanza in cui una persona sta effettivamente vivendo. Sono d'accordo. E abbiamo la prova che Edie stesse vivendo in questa stanza perché stava dipingendo, commemorando Lewis. Il dipinto di Lewis. Quindi Dawn, cioè, dovrebbe aver avuto veramente un colpo di testa della Madonna per sigillargli la stanza così. Ma detto questo, sulla porta stava scritto Sven e Edie. Sì. Niente di quella stanza sembra indicare che ci vivessero o che ci abbiano vissuto a un certo punto Sam e Kay. No, 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 certo, certo, quindi, questo è vero. Mi sembra strano pensare che... non ci sia, e questo non vuol dire che so che non c'è, dico, io mi aspetto che ci sia la stanza di Sam e Kay. Stanza di Sam e Kay. E addirittura poi magari la stanza di Sam e la seconda moglie. Comunque. Non c'è neanche nell'albero genealogico, quindi non lo magari so. Magari non è mai stata direttamente qui, però. Comunque, ok. Dawn ha iniziato a sigillare le porte dopo la scomparsa di Milton. Questo però c'è già stato detto, non ci interessa sapere quando ha cominciato. Il punto è quando ha finito. Grazie a me che sia buona per la prima volta. Allora, io rimango dell'idea che la costruzione sia, però poi tanto la verificheremo una volta scoperta tutta la storia. Per quanto mi riguarda, loro sigillano la porta di Sven e Edie per alla fine della loro permanenza qui, non sapendo che sarebbe stata l'ultima sera che sarebbero stati in questa casa, perché decidono che Edie deve andare all'ospizio. E quindi, mamma, domani, anzi stamattina te ne parti per l'ospizio, dico una cosa a caso, e quindi prima che te ne vai, basta, perché tanto questa era la stanza della morte di bisnonno, e porca puttana sempre a vedere sto cazzo di necrologio del bisnonno, non ne posso più, come non ne potevo più di vedere le stanze delle altre, degli altri morti, mo tu te ne vai all'ospizio, fanculo. Lei però muore quel giorno lì, e quindi si sente male, c'è il piatto a terra, la bottiglia rovesciata, con l'ennesima morte... Dawn capisce che forse sono veramente maledetti e fa come Odin, se ne va dalla casa pensando che anche questa casa sia maledetta. Questa è la mia ricostruzione, che penso sia l'unica cosa logica che si può mettere insieme al momento. Pure secondo me. Non sono d'accordo con chi dice che il bagno potrebbe essere in comunione. Aspetta, no, potrebbe essere in comunione con un'altra stanza, sì. Sì, perché c'è una porta. Potrebbe essere stato sigillato perché a monte è l'altra stanza che voleva essere sigillata. Sì. No, perché no. È sigillato dall'altro lato. Hai ragione, sì. Noi lo vediamo hai ragione. All'interno. Hai ragione. Sì, 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 è vero, è vero. Magari si sente male proprio la notizia del chiudere la porta permanentemente. No, no, io la leggo così. Cioè la leggo ci del sta. Tipo, mi hanno chiuso il mio però, mausoleo di mio marito, della persona puttana, che mi ha salvato. Esatto, Dawn, esatto. Che persona di merda. Ah sì, ma questo l'avevamo già intuito che fosse una persona di merda. Voglio dire, che una cosa del genere, chiudere la... cioè, togliere l'accesso alla propria stanza personale in questo modo con la forza è una cosa veramente aberrante. Forse è per questo che continuo a non volerla prendere in considerazione, perché mi sembra veramente atroce come mossa. Sì, sì. Però sì, capisco che per i dati che abbiamo adesso sembra essere la ricostruzione più logica. Ma no, secondo me
No, aspetta, il letto non era rifatto, è stata una cosa improvvisa sigillare la porta. Se sono veramente attenti ai dettagli, è vero, il letto non era rifatto, quindi sì. E tra l'altro il memorial di Lewis era ancora lì, non l'hanno preso, l'hanno lasciato lì dentro. Sembra davvero una cosa tipo litigio. Tipo, mamma, te ne vai, Comunque, basta, ti muriamo la porta, ah, pure questo vaffanculo. è in disordine, scusa. Cioè, Però il letto è fatto. questo non mi sembra No, questo no. messo particolarmente in ordine. No, è vero. Vabbè, ma questo perché probabilmente Idi aveva l'idea del tipo le camere devono rimanere come erano al momento della morte, no? Perché in questo modo ricordano la persona che se n'è andata. Perché sennò non ha senso mantenerle per, boh, 80 anni così. Quando è morto Calvin? Cioè, nel 61. È andato da 50 anni così col letto non fatto. Perché secondo me doveva essere proprio una tomba la stanza del morto, ma intesa in senso positivo. Vai a rivederti la stanza per com'era stata abbandonata. Il letto di Sam è intatto, probabilmente era molto ligio per via della sua carriera militare, giusto Gabri? Bravo, vero. Però basta ragazzi, perché stiamo andando avanti con le speculazioni, ci sta, ma abbiamo detto che questa stanza sarà oggetto della prossima live, che arriverà settimana prossima. Quindi portate pazienza, ci arriviamo in fondo. Facciamo un recap finale. Quindi siamo in questa casa nella quale ci vivevano Lewis, Milton, Edie, Dawn ed Edith. Milton sparisce nel 2003. Lewis muore in circostanze che non Ancora non note conosciamo nel a 2010, il 21 novembre. novembre. Una settimana dopo loro vanno via di casa. In quella settimana probabilmente Edie fa il memorial di Lewis, le murano la porta, decidono che devono andare, che deve andare all'ospizio, ma lei probabilmente muore. Secondo la nostra supposizione, lei si sente male. E questo porta Dawn a credere forse finalmente alla maledizione dei Finch e a abbandonare anch'ella la casa che Sven aveva costruito nel 37, dopo che la vecchia casa dei Finch era naufragata durante un viaggio dalla Norvegia verso Washington, che ha visto anche Odin, il capostipite, morire durante appunto questo naufragio. Sven, costruttore della casa, amante dell'artigianato, La falegnameria. burlone che creava passaggi segreti solo credo per esercizi di stile. E non ultimo, morto anche egli facendo quello che amava, ovvero costruendo questo drago che poi lo ha ucciso, come poi racconterà Idi. Ultima cosa, Molly, figlia di 10 anni di Idi, morta probabilmente di malattia secondo la nostra supposizione, ma rimane aperta la strada della intossicazione alimentare, forse meno interessante, però comunque possibile. Ragazzi, uff. Abbiamo fatto, però ancora ci manca tanto. Credetemi, è normale in questo momento brancolare nel buio, dire cose, ma no, aspetta, non torna, ma aspetta, questa cosa, è il Vabbè, senso ma è la di cosa farlo. Oh, bella. esattamente, è il senso di farlo, Cioè, se confutarci tra di fosse. noi. Ma Che se fosse lineare, che palle, palle. esatto. Ecco perché è una figata il fatto che siamo qui a discutere per mezz'ora di. No, non torna questo, però A non tal tornerebbe questo, non tornerebbe proposito, quest'altro. È quello il punto. c'è quella cazzo di bombola. Tia prima scriveva, c'ha ragione. Se effettivamente Dawn chiude la stanza perché ha deciso che la deve Basta, vai spedire via. all'ospedale. La bombola però te la tiri fuori. Però Durante un litigio magari non sei tanto in te. cazzo, cioè, è comunque non vuoi che muoia, cioè è una cosa che serve per la sua sopravvivenza proprio Hai fisica, ragione, però ce n'era un'altra che su. le serve pure in ospizio, quindi non lo so. Magari l'ha effettivamente chiusa dopo che Eddie è morta. Sì. Ma potrebbe anche essere percorribile la strada del hanno litigato in quel momento nel Vabbè, Don fervore, è pazzo. capito? Nel fervore di vattene, basta all'ospizio, sto cazzo di necrologio di tutti. Cazzo, c'è la bombola, capito? Cioè, io la continuo a vedere così. Che poi io vorrei capire come fa Ivy a installare gli spioncini, ma questo è un altro discorso. Buca le porte, però come fa a bucare il metallo? Boh, Cioè, non lo so. in particolare. Vabbè, lo scopriremo. Ragazzi, buonanotte e sogni d'oro. È stato bello. Ci rivediamo domani con Dan Battle da una parte e con Live Safe Zone dall'altra. Bacetti, un abbraccetti. Ciao belli!